Ci siamo? Il tuo video sta iniziando. Sembra che ci siamo? Sì, sembra che ci siamo. Ciao a tutti, cari amici di Focus. Un secondo che preparo l'ambardan qua dei commenti, così li posso vedere. Ok. Vediamo anche la mia bella faccia e voilà, siamo pronti per iniziare. Ok, ci siamo. E fatemi sapere chi c'è, chi non c'è, se siete collegati. Fatemi sapere se si sente, se si vede, e se sono online. E poi piano piano cominciamo a entrare insieme in questa serata dove tratteremo la terra e l'uomo. Oh Milena, cara, ciao, ben arrivata. E mi fai gentilmente sapere se si sente, se si vede, se c'è bisogno di qualcosa, se la ventola lì dietro fa rumore, dà fastidio e quindi interferisce sull'audio che la spegniamo. E poi piano piano vediamo di iniziare questa nostra rubrica assieme. Per affrontare questo tema così, io lo trovo molto impegnativo perché diciamo che sulla terra mi sento come un turista, un po' estraneo, oserei dire. Non so voi come, se vi sentite i padroni di casa, se vi sentite dei forestieri che siete venuti qui, siete ruzzolati come Alice nella tana del bianconiglio e vi chiedete in che mondo siete finiti, che con quali esseri state condividendo la vostra esistenza? Allora, vediamo. Ciao Fede, sì, tutto ok. Oh, che bello. Allora, beh, cominciamo. Cominciamo. Intanto, beh, ricordatevi che siete liberi di commentare, condividere, e farmi sapere la vostra opinione, se avete domande, dubbi, perplessità. No? Non fatevi problemi, qui tanto siamo fra amici, siamo tutti incoscienti a livelli diversi, quindi c'è sempre spazio per fare delle riflessioni insieme, quindi comprendere assieme nuovi pezzi di noi stessi e del mondo che ci circonda. E dicevamo, questa sera parliamo della Terra, quindi della nostra vita sul pianeta Terra e qualcosina sul pianeta che abitiamo. Perché sembra scontato, no? Dici, ah, vivo sulla Terra. Però di come si vive sulla Terra, ci possiamo fare delle enciclopedie intere, perché in funzione di ciò che siamo, poi, no? Principio di causa e effetto di cui parlavamo, di cui abbiamo parlato e parleremo ancora, no? In funzione di quello che la mia energia è, poi qua si manifesta. E quindi quando si manifesta un'energia su questo piano dimensionale prende forma, perché Einstein ci ha insegnato E uguale mc quadro, quindi la massa è energia spinta alla velocità della luce. E qui è tutta materia, è tutta energia condensata, grossolana. Allora vuol dire che c'è un'energia che la genera, la muove, la fa agglomerare. E noi essendo, come dicevamo anche la volta scorsa, no? Creatori, o qualcuno specifica meglio, co-creatori, perché non è che abbiamo il potere assoluto, no? Abbiamo il potere di creare dei piccoli pezzettini. Creiamo cosa? Noi stessi, fondamentalmente, portiamo alla luce pezzi di noi. E la Terra è il nostro laboratorio, se così lo possiamo chiamare. In alcuni casi laboratorio, in altri può essere visto un po' come prigione. Oppure ambiente di correzione, ambiente di evoluzione, ambiente di così, comprensione. E buona serata. Allora, ciao Milena, si sente bene. Ciao Giada. Ciao Mariella. E buonasera a tutti quanti. Beh, sono contento che ci siete, che mi accompagnate in questo viaggio insieme perché comunque è sempre una scoperta e mi date la possibilità di approfondire, tipo oggi, mentre riascoltavo
canalizzazioni legate alla terra e all'uomo, per così rinfrescarmi un po' la memoria, mi sono reso conto del perché c'è questo piano mentale, del perché ci domina in questo arco, no, temporale in cui stiamo vivendo, in questo proprio 2000 e fischia 22. C'è un perché, poi le guide ce lo dicono, l'avrò letto un migliaio di volte, eppure mi è sempre passato sotto il naso, non ci ho fatto giusto giù, ci ho messo l'attenzione giusto stasera e ho detto, oh, to guarda, è così semplice ed è anche così chiaro. E questo mette in luce una cosa fondamentale che le guide continuano a dirmi sempre: non c'è male. Cioè, se il creato è fatto così, non c'è male. Io personalmente faccio veramente fatica a rendermene conto e a capirlo, perché non so voi, ma io mi trovo spesso a giudicare, no? Gli altri, no? Il creatore stesso, dico: ma cosa hai combinato? Ma perché il mondo è fatto così? Eppure ha delle leggi perfette che vanno ben fuori, ben oltre la mia capacità di comprendere, perché il creatore impartisce lezioni a tutto ciò che esiste, a tutti gli esseri di tutti i piani dimensionali, quindi dagli umani agli animali, ai vegetali, ai minerali, a quelli incorporei. Ci sono regni, quindi terre e dimensioni per ogni entità vivente e cosciente, per ogni energia c'è un luogo che la custodisce e che la fa evolvere, perché poi il nucleo di tutto questo parco giochi è l'evoluzione, è il ritorno, no? La separazione dal creatore, anche se apparente, poi il ritorno all'unità. E tutto ciò che è stato prima separato verrà poi ricongiunto. E stasera guardiamo un pezzettino della nostra umanità. Io bando alle ciance, tanto qualcuno ormai avrà avuto modo di collegarsi, nessuno mi chiede niente, quindi io partirei. Visto che il capitolo è relativamente breve, volevo leggervi anche le mie introduzioni, le mie piccole considerazioni. E partiamo subito, dai, così ci addentriamo insieme. Allora, questa è la mia introduzione, poi quando parleranno le guide ve lo dico. La Terra è la nostra casa, è la nostra madre. Con le sue risorse ci nutre, ci permette di prosperare, ma spesso non ce ne rendiamo conto, perché siamo troppo presi dalle nostre preoccupazioni. Ok? Ci siamo rinchiusi nelle nostre città, in mondi artificiali, separati dalla natura. Perché ho scritto questo? Perché a me è capitato, non so, immaginate una persona che nasce in un quartiere di una grande città, tipo Milano o Roma. Magari passerà metà della sua vita o tutta la sua vita dentro questo mega gigantesco parco giochi che è la città, la metropoli. Oppure chi nasce a New York, dove va? C'è questa mega gigantesca piattaforma piena di palazzi, di negozi, di locali, di ambienti, di situazioni, di eventi, ritmi frenetici. Quindi nasce in questo ambiente, vive in questo ambiente e muore in questo ambiente, non vedrà magari niente del pianeta Terra. Se non salvo quando farà qualche vacanza in aereo, finirà in un'altra città, vedrà quattro cose e poi ritornerà alle sue routine, no? Molte delle nostre vite sono così scandite dalla frenesia, dalla velocità, dal non avere il tempo, dal restare inchiodati in questo, quella che chiamano la ruota del criceto, no? E quindi a un certo punto, a furia di vivere questo tipo di esperienze continuativamente, la nostra mente, per ottimizzare la nostra vita, esclude tutto il resto. Quindi tendiamo anche a dimenticarci dell'ambiente in cui viviamo, che è il pianeta Terra. E poi quando ci relazioniamo a questo ambiente,
Siamo così smarriti perché non abbiamo dei riferimenti, perché i nostri riferimenti sono tutti artificiali, no? Sono tutti legati a un mondo ipertecnologico, ipercomplesso, che con la natura facciamo fatica a relazionarci, meno la maggior parte di noi, ovviamente. Io non è che parlo per assoluto, qui si parla per, diciamo, a grandi linee, vero? Ci sono sempre fortunatamente le persone che hanno altri approcci alla vita. E quindi per stare bene dobbiamo armonizzarci con noi stessi e con i cicli vibratori della Terra. La vita digitale ci sta allontanando dal nostro sentire perché ci tiene focalizzati nel cervello e la mente ci proietta in mondi virtuali, in serie televisive, in profili digitali, facendoci dimenticare che sono solo mezzi che servono per entrare in contatto e comunicare con le altre persone. E dovrebbero intrattenerci, non isolarci dal resto del mondo. Ok, diciamo, è come il concetto del coltello. Se io uso il coltello per tagliare il pane, è una cosa positiva. Se lo uso per coltellare le persone, non è proprio positivissima, nel senso, per chi riceve la mia azione, è letale. E allora gli strumenti che il mondo ci dà, dipende sempre che uso ne facciamo. Se il fine è alto, che può essere come questa sera dove usiamo questa tecnologia per portare un messaggio de delle guide, degli esseri di luce, allora la strumentazione che usiamo cioè il suo valore è alto. Se invece la usassimo, non so, per la pornografia, per fare tutte quelle cose deplorevoli che provocano poi dolore magari a qualcun altro, diciamo che facciamo un utilizzo basso della tecnologia. Ok? Quindi è importante anche che riconosciamo il fine delle cose. E quindi si ritorna sempre al concetto: qual è l'energia che mi muove e che muove le mie azioni. Allora, l'uomo è un essere particolare, perché al contrario degli animali non riesce a vivere in sinergia con l'habitat in cui vive. Lo deve modificare per renderlo il più possibile simile alle idee che lo contraddistinguono. Se noi vediamo tutti gli animali si fanno la loro tana, no? Se pensiamo agli uccelli che prendono rami a destra e a sinistra, piume e si fanno il loro nido, o i formicai, o i termitai, cioè, o i castori semplici, tutti gli animali si creano il loro ambiente e anche noi abbiamo questo atteggiamento, no? La casa, il mio ambiente di lavoro, la mia azienda. Anche noi prendiamo i nostri oggetti in giro per diciamo, i negozi, i centri commerciali o ce li costruiamo i più bravi e costruiamo il nostro mondo, la nostra identità. È che alcune volte andiamo un po' fuori di testa. Oggi Maria mi parlava che c'è una tizia che si è comprata un telomare da 800 700 euro. Io capisco che nel mondo del lusso ci siano anche queste cose, però dico, vabbè, un telomare, un po' di cotone, anche magari sarà in seta, chi lo sa, però 700 euro mi sembra, considerando il periodo storico che stiamo vivendo, uno schiaffo alla povertà. E quindi, però, per queste persone, magari tipo quelli che spendono 10.000 euro per farsi un vestito su misura, per queste persone è un valore, perché quella cosa li caratterizza. E quindi non sta a me giudicarli, ovviamente, anche se come l'ho appena fatto, ma è giusto per dipingere la nostra natura, come siamo fatti, siamo veramente variopinti, siamo veramente variopinti. Per non dire altro. Quindi diciamo, per manifestare la sua unicità è perennemente alla ricerca di oggetti, situazioni, persone e conoscenze. Ma questa ricerca lo porta continuamente lontano da sé, lontano dalla terra e dalla natura, e si immerge nei mondi che costruisce. Più si immerge. Nel senso, e più si immerge nei mondi che costruisce, più perde di vista il senso della realtà fisica della Terra e della vita. Ok? Se il mio focus
si concentra, non so, nel metaverso, visto che va tanto di moda questo termine, no? E quindi mi metto i visori, mi metto i guanti sinaptici per avere la sensazione di stringere un oggetto virtuale come se fosse reale. Quindi mi immergo in questo mondo, comincio a lavorarci dentro, a viverci dentro, poi non so più relazionarmi con il resto del mondo, nel senso il mio focus, tutta la mia attenzione, tutta la mia energia vitale si concentra lì e poi perdo di vista il senso del reale. È difficile, vivere la realtà, no? Perché la realtà è fondamentalmente infinita, quindi ce ne sono infinite forme di viverla e non ce n'è una giusta e sbagliata, semplicemente è che queste realtà ci squilibrano, ci portano fuori. Allora non c'è male nell'andare fuori, il discorso è che poi come sto dentro? Perché noi alla fine, parlando di benessere, no? Non stiamo parlando di tecnologia questa sera, ma cerchiamo di ricondurre poi tutta la nostra proiezione esterna all'interno per recuperare quello che viene chiamato recupero della proiezione, ovvero comprendere le motivazioni del perché io mi porto costantemente lontano dal mio essere, dal mio corpo, dal mio tempio. Ok? Cos'è che mi spinge così tanto distante dal mio centro? Cosa mi allontana? Perché sono così, no, il Buddha, il non attaccamento alle cose, ai pensieri, alle persone. Cos'è che mi porta così ad attaccarmi a questa cosa, a rimanerci energeticamente ancorato, no? E non riesco un attimo a mollare e ad andare dentro. Le guide ci aiutano ad avere un'idea più ampia del luogo in cui viviamo e ci introducono ad alcuni meccanismi della mente umana. Ok, questa era l'introduzione. Adesso mi fermo mezzo secondo, vedo se qualcuno mi ha detto qualcosa in particolare e poi andiamo avanti. Se avete domande o considerazioni, siete benvenuti. Allora, eravamo rimasti a Mariella. Ciao. Felicetta, ciao, ben arrivata. Mariana, ben arrivata anche a te. Ciao Monica, Fabiola. Ciao Meuccia. Ciao Cecilia, ciao Gloria, sera Federica, bello rivederti. Ah, grazie Gloria, è un piacere avervi vicino, voi siete le mie sostenitrici. Ciao Giusy, cara. Allora, dipende dall'uso che si fanno delle cose, esatto. Più siamo coscienti, più le cose che usiamo, non le usiamo per potere, ma le usiamo per amore. Questa è diciamo, l'idea fondamentale che guida il tutto. No? Non useresti mai un fucile per amare qualcuno, è difficile. Quindi, come dicevamo prima, se il coltello lo uso per tagliare il pane, così condivido il pane, sto portando, no, amore e condivisione. Se lo uso per togliere la vita a qualcuno, non è tanto condivisione, sono più, bisogna capire le motivazioni, no? E quelle motivazioni più delle volte sono sofferenze, sofferenza o alienazione, quindi mi estraneo così tanto dalla mia natura, dalla natura del mio prossimo, che posso commettere azioni di ogni sorta senza avere il benché minimo rimorso, oppure sono così addestrato, vedete magari, non so, purtroppo c'è la guerra, no? I militari, pensate ai militari che sparano sulle altre persone, sono così addestrato a mettermi da parte e a seguire un protocollo, quindi un programma comportamentale che ciò che sono io viene messo in secondo piano, quindi la mia anima viene messa a tacere. Perché mi sono messo, ho scelto, no, di mettermi a servizio della bandiera, del generale di turno che mi ordina di andare a fare quella cosa perché è il mio lavoro, è la mia identità. Poi quando ti accorgi che tu sei libero di poter dire io non lo voglio fare, e lì parte la ricerca di se stessi, della scoperta di sé, del libero arbitrio,
della coscienza, della responsabilità delle proprie azioni. Solo dopo, quando cominci ad accorgerti, perché finché segui il protocollo, tu hai eseguito gli ordini. Anzi, pensi di fare del bene alla tua patria, perché hai un ideale che questa bandiera abbia un valore, sono colori su un pezzo di stoffa, che la gente ha difeso col sangue, perché credeva in un'identità. Purtroppo le idee, quando vengono abbracciate, le ideologie, no? Come il nazismo, come il fanatismo, come i delitti di mafia, se pensate alle atrocità che hanno commesso, alcune anche qua in Italia, no? Creano di quelle azioni che sono veramente... ti viene da piangere, ti viene un buco, a me viene un dolore nell'anima gigantesco, dico, ma che umanità che siamo. Vabbè, scusate la considerazione personale, siamo andati a sentire questo dolore enorme che provoca la guerra e la morte, che purtroppo non, adesso noi lo vediamo negli schermi, ma è da quando c'è l'uomo che andiamo avanti così, questa storia. Nel senso, nelle altre nazioni ci sono guerre da mille, cioè, pensate a Israele e la Palestina, se, sono centinaia d'anni che vanno avanti. Allora, andiamo avanti anche noi. Allora, Mariella, bisognerebbe fare esperienza in totale solitudine nella scoperta del suo interiore, del quale sappiamo poco. Abbiamo bisogno... Scusate. Abbiamo risorse infinite che disconosciamo e non usiamo di conseguenza. Sono parole sante. All'inizio sì, è necessario isolarsi, no? Per riconoscere la propria energia e la propria vibrazione. Poi una volta che ti sei ancorata, che ti sei riconosciuta, dopo c'è comunque, no, la relazione col mondo, con gli altri. Perché è difficile essere, vivere isolati, perché non siamo autosufficienti. Quindi comunque una relazione con o una pianta o un animale o qualche piccolo gruppo ristretto di uomini lo abbiamo. E quindi a un certo punto anche lì, attraverso queste relazioni, ci scopriamo. Perché non è solo rimanendo chiuso in una grotta a meditare, io riesco a trascendere l'umano. È anche vivendo il quotidiano, le cose più semplici, banali e piccole. Perché l'anima ci parla sempre, sempre. Se noi l'ascoltiamo, ci parla costantemente. Tutto l'universo ci continua a parlare. E che noi ascoltiamo un'altra cosa. Siamo da un'altra parte. È come quando siamo a chiacchierare con degli amici, loro ci parlano, cominciamo a vedere altre cose, ci facciamo altri film. E poi ci siamo, cos'è che mi stava dicendo? Perché mi sono perso via dietro ad altri pensieri. E quando mi parli si aprono delle porte dentro e quindi ciao. Comunque grazie Mariella, sì. Le risorse sono potenzialmente infinite, sì. Non dico infinite perché comunque siamo dentro un essere finito e questo essere finito, poi lo vedremo anche dopo, ha tutta una serie di caratteristiche che vanno ascoltate, perché sennò poi stressiamo troppo il corpo. Però sì, potenzialmente sì, abbiamo questo grande potere che non siamo ancora coscienti, almeno io, ma di certo, non so svilupparlo, non so manifestarlo, non so neanche da che parte iniziare. Poi vedremo anche questo pezzo perché hai toccato un bellissimo punto che poi ci verrà anche detta come informazione. Mariuccia, infatti io credo che ci sia poco amore in quello che facciamo e in ciò che abbiamo. Tutto concorre a nutrire l'io. Principalmente sì, perché l'io alla fine lo intendiamo come immagine che abbiamo di noi e che vogliamo dare agli altri, no? L'idea che io mi sono fatto di me. Ah no, Federico ha studiato questo, lavora in quel campo, ha questo tipo di atteggiamento, no? Si è così apparruccato,
Ok? Si è dato questo tono, questa identità. E quindi io sono Federico della Via del Cuore, sono un contattista in contatto con gli esseri di luce. E allora mi do questo tono, quest'aria così. E no, ragazzi, cioè, siamo diventati le figurine di noi stessi. Ci identifichiamo in troppo. In ciò che abbiamo fatto, in ciò che, nel nome, nel cognome, nel titolo, no? Nel conto in banca, ci identifichiamo. Perché? Perché da una parte è così, nel senso è una proprietà del nostro essere ciò che noi creiamo, ciò che noi siamo stati, ciò con cui siamo entrati in relazione. E il discorso è che siamo attaccati a delle parti che abbiamo portato in luce e ignoriamo tutto il resto. Quindi tutte le altre, diciamo, frequenze di luce della nostra anima, noi le ignoriamo completamente perché siamo attaccati, no, solo qui. Esisto solo in funzione di questo oggetto. Esisto solo in funzione di questo oggetto. E senza questo io non esisto. O esisto solo su questo profilo Facebook. Senza questo profilo io non sono nessuno. Io sono, non so, un blogger. Sono adesso un TikToker. Ok? E se spegni TikTok io smetto di esistere. Ed è vero così. Oh Enrico, ciao caro, ben arrivato. Grazie per la live. Allora, pensare che è tanto bello e gratificante donare amore. Eh sì. Ma non è facile, Gloria, donare amore, perché bisogna aprirsi, e bisogna avere il coraggio, perché ci vuole coraggio. Coraggio di affrontare i propri dolori, i propri, che li chiamano i demoni interiori, no? Sono modi di dire, però rendono bene l'idea. Proprio entità grosse, potenti, goffe, lente, dominanti, che ci tengono lì attanagliati nella nostra paura, nella nostra sofferenza, nel nostro, no, ci sono i famosi vizi capitali, quelle energie dense che vivono insite nella natura umana, energie, chiamale primordiali, no? Forze, sono campi di forza che ti tengono imprigionato. E quindi per fare questo lavoro di slancio, di apertura verso l'amore, bisogna aver maturato tanta coscienza, perché non è che gli altri siano, cioè gli altri purtroppo sono un pelino meno coscienti di noi. Ciò non significa che vanno maltrattati o bisfrattati, semplicemente hanno bisogno di più tempo, più incarnazioni, perché magari sono arrivati dopo, no? In un concetto temporale. Allora, Mariella ci scrivi. Stasera ho fatto un bagno al mare, quasi a calar del sole. Lo faccio facendo dei movimenti per generare relax mentale e fisico, per sentirmi più connessa spiritualmente. Guardavo quel pezzettino di sole che tramontava. Si è creato un dialogo telepatico durante il quale io ripetevo: hai dato energia a questa parte del mondo, adesso dall'altra parte. Sembrerà strano, ma ho avuto un'illusione ottica, come se quel residuo pezzo di sole tornasse a splendere, a farsi veramente, a farsi vedere, prima di scomparire dietro la montagna, come per avvalorare il mio pensiero con un segno evidente. Bello, bello, bello Mariella, grazie per la tua condivisione. Allora Mariuccia, ci identifichiamo in modo errato, dici bene, e da lì parte la differenza. Perché siamo sempre scontenti, nutriamo quel vuoto interiore che ci sconquassa l'esistenza, senza capire che solo l'amore muove il mondo. Eh sì. Nutriamo il vuoto interiore. Bello, bella riflessione. Nutriamo il vuoto interiore. Che altro lo nutri perché non lo ascolti.
Cioè, noi facciamo fatica a entrarci dentro il vuoto perché è dolore, è un'energia che ci sconquassa, proprio come hai detto tu, ci sconquassa l'esistenza, la sofferenza. E entrarci dentro è dura, è dura, è dura, è dura, è durissima. Infatti serve appunto l'aiuto della nostra anima, dei nostri angeli, dei nostri spiriti guida, del creatore stesso. Serve un atto di amore per andare verso l'amore. Legge di risonanza, no? Ma dai, iniziamo. Così cominciamo a sentire cosa ci raccontano le guide sul nostro pianeta. Allora, le guide ci dicono: la vostra terra è piena di energia, è piena della grazia di Dio, è piena del suo amore, ma non ve ne rendete conto. La natura fa tutto senza sforzo, è sempre nutrita. Nasce, cresce, muore e si trasforma all'infinito, come le cellule del tuo corpo. Tu non piangi, vero, quando miliardi di cellule del tuo corpo muoiono? Allo stesso modo la Terra non piange quando i suoi esseri muoiono, perché li rigenera continuamente. È un corpo vivente, come te. È un essere vivente, come te. È un essere così grande che non riesci a comprenderlo. E voi esseri umani siete come gli acari della polvere che si nutrono della pelle morta. Scusate, mi sa che. Sì, no. E si nutrono. Ho avuto un attimo di defaillance. Dicevamo, allo stesso modo la terra non piange quando i suoi esseri muoiono, perché li rigenera continuamente. È un corpo vivente, come te. È un essere vivente, come te. È un essere così grande che non riesce a comprenderlo. E voi esseri umani siete come gli acari della polvere, che si nutrono della pelle morta che è addosso. Voi per la terra siete come gli acari, e gli acari per voi non sono niente. Fortunatamente voi per la terra siete molto, siete parte integrante di ciò che lei è. Ora, la vostra disarmonia sta generando tutta una serie di meccanismi di difesa della terra, esattamente come il tuo sistema immunitario reagisce quando incontra un virus che infetta il tuo corpo. Tutto il sistema interno di protezione del corpo si attiva per eliminare l'infezione. Quindi capirai bene che la Terra ha anche lei i suoi mezzi di difesa e ogni tanto vi dà una scossa, per farvi capire che non siete soli e che la Terra è viva ed ha una sua coscienza, anche se voi non avete la capacità di comprenderla, perché siete troppo piccoli. Ok, qui ci danno almeno io vi parlo per quello che arriva a me. La sensazione che mi arriva è unità. Ci fa vedere che noi siamo parte integrante di questo mondo, no? Siamo come degli esseri che stanno trasformando la materia della terra. Siamo un tutt'uno. L'energia che emana da queste parole è proprio questa interconnessione, interdipendenza. Ok? Non esiste separazione. La separazione è nella percezione. E noi non so voi, ma io mi sono sentito spesso, a volte mi sento ancora separato da tutto il mondo, da tutto l'universo, no? Mi sento isolato a volte. E dico, ma. Eppure loro, cioè, ce lo dicono così, con tanta semplicità. Ok. Anche il concetto di nutrimento, la natura fa tutto senza sforzo, è sempre nutrita, nasce, cresce, muore e si trasforma all'infinito come le cellule del tuo corpo. Anche noi siamo una microterra, no? Perché se ci guardiamo la pelle al microscopio c'è un'infinità di batteri, di esseri microscopici che vivono sopra la nostra pelle, si nutrono nel nostro corpo. Ma se pensiamo anche al microbiota intestinale, no?
Cioè, tutto se non ci fossero i batteri nel nostro stomaco ad aiutarsi a digerire il cibo, a elaborarlo, non riusciremo a vivere. Tant'è che le disfunzioni batteriche nello stomaco provocano un sacco di malattie. È una colonia di batteri che prende il sopravvento su un'altra che è uno squilibrio pericoloso a volte. E quindi ci dobbiamo a un certo punto rendere conto dell'intima connessione che c'è e dell'equilibrio perfetto che ha la vita. Che noi studiamo, perché ci sono un sacco di studiosi in tutti i branchi, in tutte le branche della conoscenza che cercano di portare alla luce, ma c'è veramente così tanto da comprendere e soprattutto da mettere in relazione, perché io posso studiare, non so, la funzione della piastrina all'infinito, ma vedere tutto ciò che grazie magari alla piastrina si possa creare nell'organismo, magari non riusciamo a vedere tutto quanto. Vediamo alcune parti, le cose principali, le più evidenti, no? Quelle che potremmo dire le più grossolane, anche se magari siamo andati dentro a guardarle, a ispezionarle a livello atomico. E quindi ci dice, è un corpo vivente come te, è un essere come te, solo che è un essere così gigantesco che noi non abbiamo la capacità di comprenderlo. Cioè, se facciamo un esempio, io adesso avevo preparato un piccolo link, no, che adesso vi condivido. Se pensate all'età della Terra, no? Io al massimo forse, no? Diceva la Bibbia, vivrò 120 anni. E la Terra circa, no? È stata stimata che ha 4,5 miliardi di anni. Ve ne rendete conto? È un'entità che ha un trascorso che è veramente fuori dalla nostra portata. Se pensate che è un essere vivente con una sua coscienza, con un suo livello evolutivo, che trasformazioni che ha avuto, che sta avendo, no? Che continua ad avere, i cicli che percorre. Noi perdiamo veramente delle frazioni, no? Noi stiamo studiando, ah, adesso c'è il super caldo, biribiribo, cioè, e non ci rendiamo conto che magari si è spostato, non so, sciogliendosi già i ghiacciai, riversandosi tutta l'acqua negli oceani, e gli oceani cambiano magari poco l'inclinazione della Terra o la massa, e quindi si modifica l'asse di rotazione. Cioè, magari sono cose millimetriche, però probabilmente a grandi numeri, né, vista nel suo insieme, che a me ovviamente è incomprensibile, quindi non posso dirvi niente riguardo. Sono completamente ignorante. Nel suo insieme avrà il suo perché, la sua ragione d'essere. Ci diceva l'Improvvida che ogni cosa ha la sua ragione di esistere. E che ovviamente ci è preclusa, perché almeno io riesco a vedere forse così, fuori dal mio naso ogni tanto. E quindi niente, oppure lo stesso diametro della Terra, no? 12.000 km quadrati. Se pensate, non so, che per andare dal nord al sud ci sono 1.000 km, immaginate 12.000, quanto spazio è. Nel senso, la Terra è gigantesca. E noi, quando, no, ci riferiamo degli eventi accaduti sulla Terra, magari sono eventi che sono accaduti in 10 metri quadri, considerate tutta la superficie terrestre. Ci rendiamo conto di quanto sia relativo tutto ciò che ci entra in testa, tutto ciò che ci preoccupa, tutto ciò che ci mette in ansia. Cioè, voi immaginate le regioni in cui c'è questa famosa guerra e considerate la dimensione della Terra nel suo insieme. Vedete che tutta la nostra bellicosità è come non so, un piccolo taglietto che io mi posso fare su un dito. E che la Terra, quando, nel senso, comincia a muoversi, no? Fa dei danni ben maggiori. Cioè, noi abbiamo un metro di misura che è troppo
legato alla visione umana e alla dimensione umana. E non ci rendiamo proprio conto di quanto grande è il nostro pianeta e di quanto al tempo stesso è anche amorevole nei nostri confronti, considerando il modo con cui stiamo intossicando il nostro ambiente, che poi è l'ambiente in cui viviamo noi, che è comunque la superficie. Perché basta che si apre un cratere, inghiotte tutto e si mette un po' di lava sopra, la Terra ricomincia. Tanto, come dicevamo, visto che vi ho mandato prima, 4 miliardi di anni, anche se ci mettesse 1 milione di anni a riformare tutta la crosta, cambia niente. Ok? È per noi che cambia tutto. Quindi siamo noi che dovremmo stare attenti, ok? A rispettare il pianeta, non tanto il contrario, perché se la Terra scrolla le spalle non esiste più una città. E quindi dovremmo imparare ad ascoltarla. Ok? Non tanto con gli apparecchi, ma con questo qua. E quindi noi per la Terra siamo come gli acari, nel senso a livello dimensionale, siamo così microscopici che non è che siamo poi così importanti, no? Però anche un acaro che comincia a farti la colonia su lei, cominciano a mangiarti la pelle, magari poi ti creano un po' di prurito e ti dai una grattatina, no? E fai fuori una colonia di acari. Capite bene la dimensione. Fortunatamente voi per la Terra siete molto, siete parte integrante di ciò che lei è. Ok? Quindi noi siamo un tutt'uno. Quindi la Terra, se noi la infestiamo troppo con la nostra presenza, la intossichiamo con la nostra, come si chiama, scomposizione e ricomposizione della materia, no? Creando gli agenti chimici, gli agenti modificando gli atomi, no? Creando oggetti radioattivi e compagni. Ovviamente creiamo delle tossine che poi la Terra deve trasformare, quindi a un certo punto attiva dei meccanismi di protezione. E l'esempio dice come il tuo corpo quando un virus entra e comincia a duplicarsi, no? Tutto il corpo, tutti i linfociti, i globuli rossi, si mettono in azione per combattere questa infezione, un po' come col Covid. Ok? Abbiamo un sistema immunitario e anche la Terra ha un sistema immunitario. Quindi come il nostro corpo reagisce per mantenere la vita in equilibrio, anche la Terra, a suo modo, secondo il suo meccanismo interno, reagisce a questi squilibri che l'umano sta portando. La prima forma che ha è il discioglimento dell'acqua, perché comunque l'acqua creerà disequilibrio da una parte e equilibrio dall'altra, perché modificandosi i volumi si modificheranno le correnti, ci sarà più evaporazione in certi punti e meno in altri, si creeranno nuovi moti convettivi, cioè si creerà un nuovo ecosistema. Magari alcune zone diventeranno desertiche, altre invece diventeranno più floride. Perché? Perché noi andiamo a modificare proprio, cioè sciogliendosi il ghiaccio, l'oceano si distribuisce questa massa. E quindi la stessa massa della Terra cambia forma. E chissà che cosa produce, no? Magari gli scienziati hanno creato dei modelli per studiarlo, perché comunque gli scienziati non sono proprio dei pirla. È gente che guarda le cose con dovizia di particolari. E quindi, dicevano, allora vediamo un attimo se avete scritto qualcosa e poi andiamo avanti. Allora, il problema sta nel fatto che ci lasciamo travolgere dalle varie incombenze di tutti i giorni. Ne siamo condizionati, non ci lasciamo andare, affidandoci a Dio, all'amore universale che è incondizionato ed incondizionato. Quello che deve accadere, accada pure. La fede nel sé superiore troverà il modo di riequilibrare tutto ciò che non va. Basta credersi. Hai capito? Parole sante. Parole sante. Ci lasciamo travolgere, sì. Perché
la mente viaggia veloce. La mente viaggia veloce, i doveri sono infiniti, i sensi magari del dovere sono tanti, devo fare questo, devo fare quello, in funzione di questo, quell'altro, quest'altro. Quindi corriamo, corriamo, corriamo all'infinito. A un certo punto sì, bisogna accorgersi che non siamo Atlante che sorregge il mondo. Il mondo non dipende solo da noi, no? E quindi anche se ci fermiamo un attimo a riposare, a contemplare il creato e lo lasciamo agire, come dici tu, ci dà una grossa mano a riarmonizzarci e a vivere meglio il quotidiano. Perché poi alla fine è questa cosa qui. Ecosistema fisico ed ecosistema etico. Equilibrio. Equilibrio. Noi non siamo in equilibrio. Cioè, nel senso, l'informazione che di cui ci nutriamo lo mette in evidenza la cultura, no? Con cui ci vogliono tenere lì. Mette in evidenza che siamo in squilibrio. Che non è una società fatta di persone che hanno come obiettivo la condivisione e la coesistenza. C'è più, si chiama egemonia, se non ricordo mai il termine, no? C'è ancora quest'idea un po' medievale di io comando, io sono il re, voi siete il popolo, quindi mi dovete il tributo, il servizio, l'elogio, l'applauso. Io passo tappeto rosso, c'è ancora questa visione un po' arcaica, come se io sono un essere superiore perché ho coscienza più di voi, quindi sono più informato, oppure ho più capacità e quindi sono più figo, no? Non hanno ancora maturato la chiamano la coscienza cosmica, no? Che se tu sei nato con questi grandi talenti, che quindi hai questa grandissima capacità e questo grandissimo potere sugli altri e sulle cose, è perché tu lo devi imparare a usare saggiamente. Ahi noi, la maggior parte delle persone che ha tanto potere, soggettivamente, per come la vivo io, non lo usa saggiamente, poi sai, chi lo sa, magari mi sbaglio. Allora, Raffaella, buonasera a tutti, seguirò in differita, grazie Raffaella. Mariella, sono molto connessa e aiutata e supportata nelle difficoltà della mia vita. Anche, sono contento Mariella che hai trovato la porta, che hai trovato la tua porta interiore e hai creato questa relazione, questa connessione importante che ti aiuta, sì? Ti porta in palmo di mano. Se noi lo permettiamo, perché è una concessione che noi facciamo, ti concedo di aiutarmi, ed è proprio così. Facciamo un esempio, è come se io inciampo per strada, no? Mi faccio anche male. Tutti si offrono di darmi una mano per rialzarmi e io gli dico via, fuori dalle palle. Ok? Ce la faccio da solo. Ok. E noi con l'amore ci comportiamo così. Immaginate che c'è uno stuolo di angeli che ci vuole aiutare a condividere sti magmi interiori e noi diciamo che non vogliamo sentire. Più o meno funziona così. E quindi sono felice che tu invece sei in uno stato di connessione, quindi riesci a sentire e a ricevere. Grazie, Gloria. Grazie. Allora, adesso torniamo a noi, no?
Allora, dicevamo, mi leggo l'ultimo trafiletto così riprendiamo il filo del discorso. Allora, ora la vostra disarmonia sta generando tutta una serie di meccanismi di difesa per la Terra, esattamente come il tuo sistema immunitario reagisce quando incontra un virus che infesta il tuo corpo. Tutto il sistema interno di protezione del corpo si attiva per eliminare l'infezione, quindi capirai bene che la Terra ha anche lei i suoi mezzi di difesa e ogni tanto vi dà una scossa, per farvi capire che non siete soli e che la Terra è viva e ha una sua coscienza, anche se voi non avete la capacità di comprenderla perché siete troppo piccoli. Noi siamo qui per supportarvi, perché lasciati a voi stessi andate negli istinti, perché la carne e il corpo sono molto forti. E la natura di questa terra è molto forte e tende a portarvi alla sopravvivenza. Mentre voi volete vivere, scusate, mentre voi volete elevarvi come coscienze, volete vivere l'amore, volete vivere i piani energetici superiori, pur essendo incastonati dentro questi esseri fisici, i vostri corpi, la macchina biologica, l'uomo. Io qui stasera, cioè oggi pomeriggio, mentre stavo riascoltando gli MP3 del libro, leggendo questo, ascoltando questo passaggio, caspita, mi è arrivato un flash, ho detto, ah, ho capito. Poi mi chiedevo, no? Diciamo, ma che senso ha che noi stiamo in testa, no? Vi ricordate? Per chi magari si è collegato adesso non lo sa, ma per chi mi segue da un po' lo sa bene che dico sempre che noi principalmente viviamo in testa, no? L'alienazione mentale, la separazione, bla bla. Ok? Mi chiedo ogni tanto, ma perché esiste questa cosa? Cioè, se il principio cardine è che il male non esiste, allora perché uno va in alienazione mentale? Perché uno si separa da se stesso? E allora, leggendo questo trafiletto, ho detto, ecco la chiave. Ho detto, toh, hai visto. Dopo, l'ho scritto nel 2017, l'ho canalizzato io, quindi teoricamente doveva essere farina del mio sacco. In realtà, no, nel 2022, a distanza di 5 anni, ho capito perché hanno scritto così in questo pezzo e perché esiste questa cosa. Adesso lo rileggiamo, vi faccio mettere l'attenzione. Allora, noi siamo qui per supportarti, ok? Quindi c'è una forza che ci supporta in questo processo, no? La capacità di comprendere la terra, ma siamo prima noi stessi, la capacità di comprendere la terra forse. Comunque ci supportano, perché dicono, no? Noi siamo qui per supportarvi, perché lasciati a voi stessi andate negli istinti. Eccola qua la frase. Lasciati a voi stessi, se non ci fosse un'energia di supporto, quindi un'energia dei regni superiori, ok, che ci tiene in alto, metaforicamente in alto, quindi in testa, se non ci fosse questa energia di supporto che ci tiene su, lasciati a voi stessi, andate negli istinti, perché la carne e il corpo sono molto forti e la natura di questa terra è molto forte e tende a portarvi alla sopravvivenza. Okay, quindi tendiamo come creature, proprio per l'architettura umana, a scendere in quelli che vengono chiamati i bassi istinti, no? Quindi la sopravvivenza tipica dell'animale, perché ricordiamo che Federico è una bellissima scimmietta sapiens, no? Allora, se non ci fosse un'energia dei regni superiori che mi aiuta in questo processo, la natura di questa dimensione è un po' come la forza di gravità, no? C'è una forza costante che ti porta verso il basso. Allora, la natura, la dimensione che stiamo chiamati a vivere, che stiamo vivendo in questo momento, spinge verso il basso. Quindi c'è un'energia dei regni superiori che ci aiuta a distaccarci da questo istinto primordiale e quindi ci eleva verso l'alto, e questo crea appunto, no, questo flusso fra l'alto e il basso. E caspita, l'ho capito oggi.
Voi mi direte, bella scoperta, lo sapevamo già. E io invece no, l'ho scoperto stasera. E quindi tende a portarvi alla sopravvivenza, mentre voi, no, noi, soprattutto noi, vogliamo vivere i piani elevati di coscienza, vogliamo vivere l'amore, no? Vogliamo vivere i piani energetici superiori, quindi vogliamo evolvere, vogliamo abbracciare la luce, l'amore, tutto quello che di cui avete parlato anche prima, pur essendo dentro la nostra dimensione fisica, no? Dentro l'uomo, la macchina biologica perché l'hanno pescato dal mio modo di decodificare la realtà, l'uomo, no? Perché l'uomo di per sé è una macchina biologica. È brutto, magari il concetto di macchina non è inteso come, nel senso, è inteso come veicolo, ok? Tant'è che le immagini che poi avevo canalizzato qua, di qua, aspetta, dov'è? Qua, eccolo qua. C'è questa parte. Ok, la macchina, poi lo leggeremo dopo. La macchina è intesa proprio come vettura. E quindi le diciamo, ve lo rileggo. Allora, noi siamo qui per supportarvi, perché lasciati a voi stessi andate negli istinti. Perché la carne e il corpo sono molto forti e la natura di questa terra è molto forte e tende a portarvi alla sopravvivenza, mentre voi volete elevarvi come coscienze. Volete vivere l'amore, volete vivere i piani energetici superiori, pur essendo incastonati dentro a questi esseri fisici, i vostri corpi, la macchina biologica, l'uomo. Voi siete un tutt'uno. Perché se la macchina non ha il guidatore, la macchina è inanimata, ok? Quindi la macchina ha delle caratteristiche biologiche, la macchina umana ha delle caratteristiche umane di questa terra. Ha subito delle modifiche, delle elaborazioni per permettervi di entrare e per permettere a tutti gli esseri di luce di cooperare. Ok, qui diciamo che ho schematizzato questo disegno, no? La macchina da sola, inanimata, è come quando voi vedete le macchine al parcheggio, no? La macchina al parcheggio è inanimata perché non c'è nessuno che la muove, che la lascia in moto, che la accende. E quindi quando voi animate la macchina prende forma, prende vita. Simbologicamente è la stessa cosa, l'anima entra nel corpo ed è come quando voi entrate in macchina. Quindi l'anima entra nel corpo, il corpo è animato. L'anima esce dal corpo e la macchina resta inanimata. La simbologia, no? È un modello interpretativo semplificato senza star lì a farci tutti, no? Questi fronzoli. È per comprendere che non siamo soli dentro la nostra macchina biologica, no? Io, Federico, non è solo. C'è l'energia vitale, quindi l'anima di Federico che coabita. Io penso di essere l'unico che guida. In realtà io sono un po' come... Avete presente la Tesla che ha il pilota automatico, no? Ecco, l'autopilot va un po' da solo e a volte va anche a schiantarsi. Poi c'è l'umano che ogni tanto può intervenire. Ecco, l'anima in quel caso rappresenta l'umano che quando il pilota automatico fa delle cazzate, interviene e mette in ordine le cose. Possiamo immaginarcela così, la nostra vettura. Quindi l'uomo di per sé ha una vettura, ha un veicolo che gli permette di fare questa esperienza tridimensionale. Questo veicolo ha la caratteristica di essere portato verso il basso dalla sua natura bestiale, ma noi proprio per il fatto che siamo investiti di questa anima e di questi regni superiori, quindi di tutti gli esseri di luce che cooperano, siamo chiamati all'elevazione energetica, chiamiamola vibrazionale di frequenza, ok, per cercare di trascendere l'umano. Ed è un processo che facciamo tutti a livelli ovviamente diversi, in funzione di cosa? Della coscienza, che la coscienza è legata comunque all'anima, all'energia, alla capacità di comprendere, trascendere. Quindi è come se
come essere esperti, nel senso facciamo un esempio semplice, se io domani vado in piscina, magari faccio boh, 20 vasche, se mi confronto con un nuotatore professionista, lui magari ne fa 200 di vasche, capito? Perché? Perché quell'anima lì è da mo' che fa avanti e indietro in piscina a far vasche e ha una preparazione atletica che è 1.000 volte più potente della mia. Quindi vuol dire che quell'anima lì si è dedicata a quella determinata vibrazione per più tempo. E nell'evoluzione spirituale è uguale, no? Siamo noi che guardiamo all'amore, perché c'è gente che in questo momento guarda al denaro, guarda alla guerra, guarda al sesso, guarda al cibo, guarda alla casa, guarda al gioco, guarda a tutti gli attaccamenti, alle cose che ci sono e sono interessati a quelle cose lì. E non c'è male, no? Ripeto, è come il paese dei balocchi, è pieno di cose divertenti, interessanti e ognuno si attacca a quello che lo affascina. Poi a un certo punto, a furia di attaccarti all'infinito a cose, cominci a renderti conto che sei in sto paese dei balocchi e dici ok, e quindi? E lì comincia il viaggio interiore, no? Quello che stiamo percorrendo insieme, a livelli diversi, perché qualcuno ha iniziato prima, qualcuno ha iniziato dopo, ma poi sempre qua andiamo, alla famosa, come diceva prima, la connessione con la propria anima e i propri spiriti guida, i propri angeli, fino a che cominciamo a vivere in pace con noi stessi e con gli altri. E quando sei in pace è facile che nella relazione fluisca anche l'amore, perché sono in pace, non ti vedo come un antagonista, un combattente, non c'è un conflitto se sono in pace. Tu esisti, io esisto. Si attiva questa relazione, questa condivisione. E allora piano piano senti questa energia che ti avvolge. E gioisci, godi del semplice esistere. E dell'esistere dell'altro. E poi quell'altro è alimentato dalla stessa energia che è la vita, che scorre anche in te. Quindi quell'altro è la stessa cosa di cui sono fatto io, vista da un altro punto di coscienza. E quindi neanche qua c'è più la separazione, è scomparsa. Siamo diventati la stessa cosa, solo che indossa un abito diverso. È lo stesso guidatore che guida un'altra macchina, che guida due macchine diverse. Ok? Allora, Mariella. Sì, dopo un lutto tremendo ha scoperto la luce e l'amore di Dio. D'altronde è così. Quando qualcuno che ci è caro, no? Torna alla sorgente, energeticamente ci apre quella porta. Nel senso che, appunto, no? Questa immagine qua. Questo era il tuo amico, il tuo caro defunto. A un certo punto la macchina l'ha lasciata qua e questo è tornato qua alla sorgente. Immaginiamo che questa è la sorgente. E visto che la tua anima sta nella stessa sorgente, pur restando nella tua macchina, sta anche di là, nel senso non c'è separazione a certi livelli, tu avverti ancora quell'energia che era il tuo defunto, no? E quindi quell'energia che sta di là ti fa da ponte. E quindi tu probabilmente grazie a questa energia, a questa situazione, hai aperto questa porta dentro di te e adesso
stai scoprendo, stai vivendo, stai beneficiando dell'amore che c'è. Ed è una cosa meravigliosa. A noi manca l'umanità, non siamo veramente fratelli. E che cosa paghiamo del nostro esistere? De e nel nostro esistere. Carletta, c'hai ragione. Hai proprio ragione. Non riusciamo ancora a spezzare il pane, no? C'era una bellissima frase, siamo riusciti a spezzare l'atomo, ma non riusciamo ancora a spezzare il pane, no? Quindi da una parte siamo mostruosamente intelligenti e dall'altra siamo mostruosamente, scusatemi il termine, stronzi, no? In questo senso che tutta questa intelligenza, questa capacità gigantesca che abbiamo di costruire, chiamiamole macchine infernali, ma sono oggetti, questa creatività smisurata, questa capacità di comprendere, di andare dentro la realtà che abbiamo, poi però la usiamo per fini egoistici. E quindi sì, la fratellanza ce la siamo, sappiamo neanche che cos'è. Al massimo per la nostra piccola cerchia stretta, gli altri, trac, dito medio, e se possiamo derubarli di tutto lo facciamo. È un lavoro lungo, è un lavoro lungo. È un lavoro lungo che arriverà, ok? Non disperiamo, e lo sento proprio mi stanno proprio facendo lì il famoso pelo liscio, no? Me l'hanno detto, ma me lo stanno ridicendo, arriverà. È inevitabile. Capite? L'amore è inevitabile. Non si può, non possiamo scappare, ci siamo nati dentro. Per cui, per quanto terribili possono essere gli atti che stiamo ancora commettendo, non c'è via d'uscita. Saranno obbligati, capite? L'amore prima o poi entrerà in tutti gli atomi, in tutti gli angoli nascosti, in tutte le macchinosità più incredibili che l'uomo riesce a costruire. Entrerà dappertutto. È un'energia ingovernabile l'amore. Non è come l'elettrone, l'amore, no. L'elettrone no. È una forma di energia, ma l'amore è la forma che dà origine a tutto, all'elettrone stesso. E quindi non governeranno mai l'amore. Governeranno le forme incoscienti. Ok, ma l'amore in sé come energia è ingovernabile. E quindi piano piano, come la natura, no? Con gli artefatti umani. Come col ferro, no? Piano piano lo corrode, lo trasforma in ruggine e poi torna a essere terra. Tutto tornerà all'amore, tutto. Non ne resterà neanche un atomo escluso. Tutte le dimensioni convergeranno sempre in un unico punto. Tutte le entità, tutte le forze, tutte le anime, tutti gli spiriti, tutti i mondi. Tutto quanto, tutte le coscienze, anche quelle più alienate, più aliene, più estreme, più nere, tutto diventerà luce. La meta dell'universo, universo, verso l'uno, no? Adesso si espande e poi si ricontrae e riassorbirà tutto quanto. La variabile è il tempo. Noi abbiamo già iniziato, no? Con le nostre difficoltà, con le nostre limitatezze, con i nostri drammi, le nostre, no? Tutte le nostre così, grossolanità. Ma stiamo tornando tutti lì. Noi apriamo la strada.
Anzi, noi, molti prima di noi hanno aperto la strada, noi stiamo seguendo il cammino, stiamo seguendo questo sentiero, questa via, no? Scusatemi la pubblicità, stiamo seguendo questa via del cuore. Ah sì. Che meraviglia sentire l'amore. Non so voi, per me è acqua fresca in una sera d'estate calda. È proprio così, esatto. Mia mamma è defunta. Si può sapere se è felice? Angelica, cara, sicuramente è felice. Quando lasci il veicolo, immagina, ti faccio un esempio, facciamo l'esempio della macchina. Ti immagina che hai una macchina da 30 anni. Sta macchina c'ha ancora il finestrino con la manovella, lo sterzo duro, no? Le gomme logore, il motore che fa fatica ad accendersi la mattina. Ok? E quando metti la marcia, gratta la marcia. Sta macchina è così logora, è così vecchia, ne ha fatta così tanta di strada che dici, boh, la lascio andare. E quindi adesso quest'anima è dal concessionario. Va dal concessionario e dice, uè, adesso mi compro un'auto nuova. E sta lì, adesso sta scegliendo. E quando scegli una nuova macchina sei sempre contento. Ok? Cerchi di scegliere la macchina migliore in funzione del tuo portafoglio. E allora l'anima, in funzione di quello che deve trasformare, cercherà il corpo migliore, la famiglia migliore, le situazioni, l'ambiente migliore che le permetteranno di fare un altro viaggio su questo pianeta. Se usiamo questa metafora, questa chiave di lettura, non possiamo non credere, ok? Perché io la certezza assoluta non te la posso dare. Ti dico per come decodifico io la realtà, per quello che ho ricevuto. Ops, la fluorite. Per quello che ho ricevuto, no? Ci sono delle vagonate d'amore per noi vivi, figurati per i morti. Che noi qua ne facciamo di robe, di là non c'è il corpo, non puoi fare certe nefandezze. Ok. Spero di averti risposto con questa metafora semplice. Anche io a volte sento in me l'energia dei miei cari tornati a casa. Maria, ah, bello, ecco. Grazie per darci testimonianza. Vuol dire che non sparo cazzate allora. Scusate se sdrammatizzo, però è proprio così. Nel senso che non esiste, cioè, lo diceva Einstein, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Einstein o Lavoisier, boh, uno dei due. L'anima semplicemente va e viene, si incarna, si disincarna, quando torna, torna in un altro stato energetico che è sicuramente più in risonanza con l'universo. Siamo noi qui che siamo incastonati, no? Dicevamo prima, dentro questa macchina biologica che ha tutte queste caratteristiche che la tengono nei bassi istinti, nella sopravvivenza, nei sensi che hanno quello che hanno. Tutta questa materia qua è fatta così. Ok, un'altra cosa però mi ero dimenticato di farvi vedere. Legata all'essere umano. Ed era questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora, eccolo qua. No.
Non me la fa caricare l'immagine, no. Vabbè, rimando il link e basta. Ok, se voi aprite il link che vi ho mandato dopo, vedrete lo spettro elettromagnetico. E quindi qui potete vedere, no? La parte che è la luce visibile ai nostri occhi e poi tutto quello che la scienza ha portato alla luce della loro coscienza, perché noi non siamo tanto coscienti, noi sperimentiamo. Tipo, non so, quando andate a farvi le lastre, vi stanno facendo i raggi X, quando ci sono purtroppo le radiazioni atomiche, no? Che vanno tipo a Fukushima, sono... Scusate, sì, i raggi gamma, il decadimento radioattivo. Mentre quando avevate il telecomando ci sono gli infrarossi. Luce visibile, i nostri occhi, la lampadina, no? Poi anche le dimensioni, beh, le lunghezze d'onda, insomma. I cellulari, i microonde, il telefono, la radio, il radar, tutte queste robe sono parti dello spettro elettromagnetico. Quindi questo si riferiva a quando ci dicevano che l'universo è molto complesso, anche il vostro sistema solare, che a voi sembra di aver ormai compreso, è molto complesso. Ok? Non l'avete ancora compreso. Perché vi fermate l'apparenza e il vostro raggio di visione è molto relativo anche con gli strumenti che avete creato. Non riuscite comunque a vederne la complessità, non riuscite a comprendere la realtà, perché è la realtà che comprende voi e non voi e non viceversa. Questo era un pezzo che mi ero dimenticato di farvi vedere, perché è legato proprio alla nostra natura umana che è limitata e poi alla scienza, alla capacità dell'essere umano di mettere insieme conoscenze e costruire mondi artificiali anche, no? Che poi sono servizi, Diciamo sempre che non esiste il male, sono servizi, sono modi di trascendere la materia con la mente, per evolvere. Più trascendiamo il corpo, più possiamo evitare di fare esperienze fisiche per comprendere le cose, a volte basta simularle in testa. Allora, più abbiamo la capacità di comprendere mentalmente un concetto, e più possiamo evitare certi tipi di esperienze, no? Nel senso, se io vado nel metaverso e magari gioco con un'altra persona alla guerra e ci uccidiamo, possiamo ucciderci 100.000 volte, ok? E poi, dopo che ci siamo uccisi 100.000 volte, ci ringraziamo e ci salutiamo. E diciamo, oh, ci siamo divertiti stasera a ucciderci, ok? Voi immaginate invece farlo veramente. Allora è meglio il metaverso in questo caso, no? Piuttosto che il mondo reale. Dipende sempre, dicevamo prima, dall'utilizzo che ne facciamo. Allora, per evitare il karma è meglio la simulazione. Per invece abbracciare l'esistenza del creato è meglio la realtà, quella della natura. Però alla fine noi separiamo sempre tutto per comprenderlo, poi sappiamo che è un insieme. Ok? Non demonizziamo niente e nessuno. Sono semplicemente entità che si manifestano per ciò che sono. E quindi andiamo un pelino avanti. Allora, dicevano le guide, voi siete un tutt'uno, perché se la macchina non ha il guidatore, la macchina è inanimata. Ok, il discorso della macchina, dell'incarnazione. Quindi la macchina ha delle caratteristiche biologiche, la macchina umana ha delle caratteristiche umane della Terra. Quindi se i nostri atomi sono costituiti in funzione di questo ambiente. Ha subito delle modifiche, delle elaborazioni, qui si parla di alterazioni del codice genetico dovute da essi, storia, se volete guardatevi il biglino e capite perché è stato messo sta roba. E per permettervi di entrare, oppure le antiche civiltà degli Egizi e compagni, i Babilonesi, i Sumeri, insomma, tutta la storia dove narrano, no? L'avvento delle piramidi, tutte nello stesso periodo della storia, insomma, è successo qualcosa, dicono, nel passato, poi non ha tanta importanza perché noi viviamo il presente.
Quindi hai subito delle elaborazioni per permettervi di entrare, per permettere a tutti gli esseri di luce di cooperare. La macchina umana è una macchina incredibile, ok? Se noi guardiamo la gente che studia biologia, fisiologia, microbiologia, nanopatologia, company, o virologia, cioè la biologia dell'essere umano è un universo intero. Chi studia semplicemente la cellula, c'è qualche immagine, penso che l'abbiate vista su internet, di come è fatta una cellula, l'hanno digitalizzata tridimensionalmente, è stratosferica. E quindi la complessità della nostra biologia è qualcosa che va, per me è semplicemente una meraviglia incomprensibile. Quindi la macchina umana è una macchina incredibile, ma tu che la abiti sei ancora più incredibile. Eh sì, un'energia immensa, quella del tuo essere, che avvolge il tuo corpo ed entra in contatto con il tuo cervello, l'interconnessione fisica. Ok? Quindi il nostro essere entra in contatto con il nostro corpo, lo avvolge. Qui mi sa che ho canalizzato male io, perché qua dico il cervello. In realtà entra in relazione con tutto l'organismo, ok? Con tutto il corpo. Perché l'anima non è che sta nel cervello, perché immaginate una persona che sta in rianimazione, che cerebralmente magari in animazione sospesa è comunque viva, l'anima sta sempre lì. Ok? Quindi qui probabilmente l'ho canalizzata proprio male, ci ho messo del mio. Ok? Perché anche il canalizzatore, se non si fa da parte, si intromette nella canalizzazione. Qui probabilmente ci ho messo del mio. Quindi chiedo veni a tutti quanti. Comunque, il messaggio che ci vogliono dare le guide è che c'è un'energia che ci avvolge, che è quella della nostra anima, il nostro essere. La vita si manifesta senza sforzo nella natura, ma anche nella vita animale e vegetale c'è la sofferenza. Fa parte dell'evoluzione, perché anche loro si devono orientare verso ciò che li fa stare bene. Ok, quindi qui ci ritorniamo a la terra e la sua natura, e quindi le entità che la abitano, no? Non ci siamo solo noi umani, no? Ci sono anche i minerali col corpo aurico, e poi ci sono i vegetali e gli animali. E loro ti dicono, anche per loro esiste la sofferenza, ok? Non solo quella fisica, anche quella emozionale. Fa parte dell'evoluzione. Perché anche loro si devono orientare verso ciò che li fa stare bene. Quindi se non c'è la sofferenza non puoi orientarti verso il benessere. Cioè se non ci fosse questo gioco, no, di mi piace, non mi piace, mi fa bene, mi fa male, mi dà gioia, mi dà sofferenza, noi non saremmo in grado di riconoscere la polarità, la dualità e company, no? Cosa, fra virgolette, è giusto per noi. E anche nei regni, passatemi il termine inferiori, ma negli altri regni, così è, lo diciamo meglio, anche negli altri regni, nei regni vegetale ed animale, c'è la stessa materia emozionale. Tutti cercano il nutrimento, il benessere e la tranquillità nella propria vita. La vita degli animali, per quanto possa sembrare crudele, perché vengono letteralmente mangiati vivi, se pensiamo in Africa, no? I leoni, le gazzelle, ma tutti gli animali di per sé, a parte quelli che teniamo in casa, che gli diamo i croccantini, che comunque sono fatti con altri animali, e noi stessi ci nutriamo o di animali o di vegetali, nel senso anche il vegetale è stato provato scientificamente che ha delle emozioni, e quindi se noi ce lo mangiamo lo uccidiamo. Okay, quindi alla fine, ma semplice camminando sul pianeta Terra, ammazziamo batteri, formiche, ragni, ammazziamo di tutto senza accorgersene magari. Quindi questa Terra è fatta così, ci sono dei meccanismi che sono fatti così e purtroppo non si può scappare. Quindi la vita degli animali, per quanto possa sembrare crudele, perché vengono letteralmente mangiati vivi, è parte di questo ciclo. È parte di questo mondo, è parte di questa terra, è parte della vita. Perché se noi estendiamo anche all'astronomia, no?
Gli astrologi hanno visto che, per esempio, i buchi neri, che cosa fanno? Continuano a tirare a sé, a ingurgitare spazio-tempo, quindi materia, e più attirano materia, più assorbono le galassie intere. Ma lo stesso Sole sta mangiando se stesso, no? Cioè, il decadimento radioattivo nucleare è l'energia che si consuma, va sempre a livelli più pesanti, cioè nel senso questo consumo energetico, questa emissione di radiazioni, no? Elettromagnetiche, qua c'è lo spettro che vi ho mandato prima come immagine, questa emissione energetica non è che si crea dal nulla, si crea dal nucleo di idrogeno. E quindi c'è il decadimento radioattivo perché questa continua emissione di energia poi trasforma l'idrogeno in elio e avanti, fino a diventare dei nuclei pesanti, come il nucleo della nostra Terra che dovrebbe essere di ferro, dove lì alla fine non c'è più una reazione di emissione di energia come nel Sole. E quindi tutto tende a mangiare se stesso o gli altri. Quindi sembra parte proprio di questa dimensione del creato che c'è questo cannibalismo, questo mors tua vita mea. E quindi in un certo senso non riusciamo a essere fratelli perché viviamo ancora questa dimensione fisica dove le cose si mangiano tra di loro, fisicamente e anche energeticamente, perché anche l'attenzione è un cibo, no? Quando vi trovate di fronte a certe persone, non vi rendete conto, non vi danno il senso che li chiamano, no, i ladri energetici. La loro intenzione è avere l'attenzione. L'attenzione è l'amore. Ok? È la vostra energia vitale, quindi l'attenzione è amore. Invece però di chiedervi un abbraccio, di piangere il loro dolore, dirvi mi consoli per favore, piangono il morto ma senza aprire il cuore, no? E quindi c'è questa continua richiesta di energia, d'attenzione che vi logora perché voi sentite questo distacco emotivo e quindi vi sentite risucchiati, c'è questo nutrimento inconscio. Allora voi dovete avere l'amore in quel caso lì di essere onesti e di mettere quella persona in croce di fronte a se stessa. Ovviamente genererà una reazione di incazzo principalmente. Però forse vi ringrazierà. L'onestà, la verità vi salverà sempre da tutte le situazioni. A volte sarà scomoda, tanto scomoda, però voi avrete fatto quello che è giusto fare. Ok, quindi, dicevamo, la vita degli animali, per quanto possa sembrare crudele, perché vengono letteralmente mangiati vivi, è parte di questo ciclo, è parte di questo mondo. È parte di questa terra, è parte della vita, nutrimento e sacrificio. Questa terra è selvaggia, è un mondo in cui le creature hanno ancora bisogno di nutrimento. E non sono tutte vegetariane, ok? Qui ci fanno la battuta. E poi ci continuano. Siete ancora ben lontani dal nutrirvi di luce. Per nutrirsi di luce bisogna vibrare come la luce. Per vibrare come la luce bisogna essere la luce. Per essere come la luce bisogna attivare tutta una serie di meccanismi interni che ti permettono di aumentare la tua frequenza, la tua vibrazione. Ma questo al momento non è affar tuo. Le tue preoccupazioni sono ben altre, molto, molto terrene. E allora torna sulla terra, che tanto prima o poi in cielo ci torni. Ah 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 ah, e ridono. Ci tornerete tutti. Ah, e ridono di nuovo. Ok, qui ci fanno capire bene che, no, come questo pezzo che è importante, nutrimento e sacrificio. Questa terra è selvaggia, è un mondo in cui le creature hanno ancora bisogno di nutrirsi. Si nutrono degli altri o di se stessi? Tant'è che quando noi non mangiamo, andiamo in quello che viene chiamato deperimento organico.
Perché l'organismo si nutre di se stesso, delle proteine dei muscoli, del calcio delle ossa e piano piano ci asciughiamo. Poi esiste qualcuno, perché qualcuno mi ha detto che ha avuto in casa un respiriano, un bretariano, che si nutrono di meditazione, di respiro, di energia. Io li ammiro queste persone perché non so assolutamente come si faccia. Nel senso, le guide ci dicono queste parole, però io sono ben lontane dal mio essere, abbiate pietà di me, sono troppo grossolano. Quindi le ho canalizzate ma non le comprendo, però ve le riporto. Dicono, no? Per nutrirsi di luce bisogna vibrare come la luce, quindi avere una frequenza vibratoria, no? Per vibrare come la luce bisogna essere come la luce, quindi avere le stesse proprietà della luce. E per essere come la luce bisogna attivare una serie di meccanismi interni, quindi magari con meditazioni, esperienze, coscienza. Io non entro nel dettaglio perché non ho esperienza di questo e quindi non posso assolutamente darvi indicazioni, vi direi solo delle gran stronzate, quindi taccio e faccio più bella figura. Vi riporto quello che ho canalizzato con un bel punto interrogativo. Se voi avete esperienze in merito personali, perché ho sentito dire è così, se invece le avete dirette, se riuscite a nutrirvi di luce o di respiro o di sole o quello che è, dateci testimonianza, così ci spiegate come funziona il meccanismo, perché io non l'ho capito. E non è neanche la mia portata, mi sembra di capire. E comunque ci dicono, infatti a me dicono: Fede, le tue preoccupazioni, perché poi parlano al singolare, no? Se notate prima parlano al plurale, siete ancora ben lontani. E poi mi dicono: le tue preoccupazioni, quindi parlano a me in questo caso, sono ben altre, molto molto terrene, no? Cioè, Fede, fly down. E allora torna sulla terra, che tanto in cielo ci torni, nel senso, dicevamo prima, quando l'anima lascia il corpo, torna in cielo. Cielo ci tornerai tu ed anche tutti gli altri. Lo dicono in maniera simpatica per dire di non angosciarci e non preoccuparci della nostra natura umana e biologica, no? Perché questa terra si basa su questo principio primordiale del nutrimento attraverso il sacrificio di un altro, no? Io mangio te, nel senso, facciamo un esempio. La terra si nutre, la terra si, il cristallo, no? Maria mi ha insegnato tanto, e questi cristalli si generano attraverso che cosa? L'energia, le temperature elevate, il magma, no? Certe, il carbonio che si combina in un certo modo insieme ad altri elementi, attraverso tanta energia dovuta dal calore, crea questi cristalli. Quindi c'è un'energia che crea la materia, la forma. Poi arriva il vegetale che cosa fa? Ha le radici. La radice del vegetale che cosa fa? Si mangia il minerale, si mangia, si beve l'acqua, cioè assorbe il nutrimento e lo trasforma. Arriva l'erbivoro e si mangia il vegetale e quindi lui viene nutrito, è la catena. E noi arriviamo qua e ci mangiamo tutto quanto, perché ci mangiamo i vegetali, gli integratori, che sono minerali, i sali, no? Mangiamo quindi i coralli, cioè mangiamo di tutto. E a sua volta ci sono energie che ci mangiamo anche energeticamente. È una catena infinita il nutrimento. Proprio come nei grandi sistemi stellari, alla fine è anche nel nostro microcosmo. È tutto. E quindi non dobbiamo alla fine colpevolizzarci. È chiaro che questo non ci autorizza, no, a trattarci come a trattare gli animali come entità senza anima, quindi con certe cattiverie, con certe violenze, con la mancanza di dignità, no? Perché non trattarli con amore? Anche se poi te li devi mangiare, o te li vuoi mangiare. Non devi niente a nessuno, puoi anche scegliere di essere vegano, però insomma devi chiedere scusa anche all'insalata, vero? Anche ai fagioli, no?
perché sono esseri viventi tutti quanti, allora non esisti più perché sennò uccidi qualcuno. Purtroppo questa dimensione è così. Noi spiritualmente no, vogliamo andare su, però siamo giù. Nel senso, siamo presi fra questi mondi e dobbiamo imparare ad accettare la terra, la vita sulla terra, la vita umana, la vita biologica e la meta, che non è meta, è anche quotidiano, no? Però non c'è solo l'alto, c'è anche il basso. E il basso è la dimensione che viviamo, e non possiamo far finta che non esista. Dobbiamo rendercene conto, non colpevolizzarci, ma accettare che qui è fatta così. Le regole di questo gioco sono fatte così. Se riuscite a trascendere, a diventare entità che si nutrono di luce, scrivete un bel libro e spiegateci come si fa. Così evitiamo di portare la morte delle altre entità vitali nel mondo. Adesso faccio un po' di pausa, vedo cosa mi avete scritto e poi ricominciamo. Allora, dove eravamo rimasti? Giusy, dicevi prima che condividessi il link, è bellissimo sentirti in amore, è sentirti in amore una sensazione di pienezza, di gioia infinita. A pesare che ci arrabbiamo per delle stupidaggini, ma le stupidaggini sono. Allora, quando stiamo male, no? Quando soffro, è vero che mi arrabbio per una stupidaggine, ma è perché soffro. Nel senso, se io sono in pace, come dicevamo prima, e sento l'amore, non mi arrabbio. Quindi è facile dopo che hai rotto l'uovo capire perché hai rotto l'uovo. Bisogna capire nel mentre che lo rompi dove sei, come ti senti, qual è il tuo stato d'animo, no? Perché se sono incazzato nero, non vedo niente, non vedo nessuno, non mi ascolto, perché sento solo dolore, sento solo rabbia. Allora nessuno. C'è un meccanismo, no, che ti vuol togliere da lì. E quindi cerchi di. La sento dopo. Non la voglio sentire il dolore. È un po' quella frase: padre, allontana da me questo calice, no? È che gli piace sentire la sofferenza. A nessuno. Compassione. Devi avere compassione per te, dobbiamo averla per noi, nei momenti in cui inciampiamo e cadiamo. Allora, sei una persona serena, piena di gratitudine e amore. È solo un privilegio, potrei ascoltare e riflettere. Mariella, grazie, ma è solo una parte, ok? Ti ringrazio per quello che scrivi, ma. Questa che vedete è la parte migliore di me, la parte umana purtroppo c'è con tutte le sue brutture. Io pensavo che di non averla più, invece poi è venuta fuori in tutto il suo stile. C'è anche questa bella parte, io vi ringrazio. Voi mi permettete Enrico, Focus e voi, grazie a voi io posso dargli spazio e metterla in luce. Se no ci sono anche tutte le altre parti di me che magari sono meno amorevoli, meno divertenti, meno gioiose. Ok? Però c'è anche questa. Io ti ringrazio per le parole che dai. Allora, Mariella, posso chiederti se c'è un santo da cui ti senti ispirato, tipo San Francesco ad esempio? Oddio, io sì, Francesco faceva parte di. Sì, diciamo che lui è stato un esempio, come lo è stato Gesù, come lo possono essere anche tutte le altre. Non so, il Buddha. Ce ne sono tante fonti di ispirazione, ma anche alcune esperienze della mia vita date da persone che magari sono passate così, mi hanno detto quella parola.
Però sì, sicuramente Francesco è una cosa che è girata anche perché quando ho fatto la Provida, che è una scuola filosofica esoterica, non... c'era questa figura, c'erano i suoi insegnamenti, ho visto qualche film della sua vita, le parole che diceva, le azioni, le gesta che ha compiuto, no? Quello che ha lasciato come memoria. Sono tante cose che ti toccano l'anima, no? Un po' come, non so, se leggi il Vangelo di Giuda o se guardi la storia di Gesù. Ci sono queste parole che sono date così, con questa coscienza che ti apre dentro, ti fa piangere, perché ti apre il cuore, no? Sono in tanti, sicuramente c'è anche lui. Ma magari molti neanche li conoscono, non so, anche Giordano Bruno, sono veramente, nel senso, Gurdjieff, Jung. Io non sono un grandissimo lettore, eh. Leggo qua e là. Però certe cose mi restano dentro, magari le ho sentite, le ho viste, le ho lette. Secondo me, se si percorre la via del cuore, si è nella luce. Bene o male, sì, ma paradossalmente si è sempre nella luce. Anche quando si è nel buio più tetro. Si è sempre immersi nel creatore, no? Quindi nella luce, quella con la L maiuscola. E che qui ci si orienta su frequenze più in risonanza con l'amore, con il cuore, sì. Però paradossalmente anche nelle azioni più sconclusionate comunque rientrano nell'amore del creatore. Non c'è nulla che il creatore non conceda. Dicevamo prima, no? Nutrimento e sacrificio. Anche nella crudeltà del mangiare vivo un altro essere c'è comunque l'amore che sostiene, perché c'è la vita, e la vita è amore. Perché comunque tutto torna, è un ciclo, è una rigenerazione, è come il frutto, no? Frutto prende, nasce, cade. Fa altri semi, fa un'altra pianta, fa altra frutta, poi nasce e avanti. Sono cicli infiniti di vita e morte, rinascita, crescita, con delle modifiche, no? Le alterazioni. Più vivi, più sperimenti la vita, più ti modifichi, ti adatti, più comprendi, più per essere sempre più in grado di acquisire luce, acquisire coscienza, acquisire forza. È la trasformazione che attuiamo qua. Come, non so, basta guardare io, non so, guardo la mia vita, ok? Perché è l'unica cosa che conosco di me, della mia vita. Se guardo le paure che ho, perché ne ho tante, e quelle che avevo prima, quelle che ho superato, le guardo oggi, dico, hai visto? Quella paura lì me la sono portata avanti per anni e adesso che la sto vivendo, ok, però vivo lo stesso, no? Quindi la esorcizzi, dici ok, a furia di starci a fianco, di sperimentarla, di sentirla, di viverla, mi scopro forte perché dico sono ancora vivo, ho ancora la capacità di sorridere, di gioire, di amare nonostante questa paura abbia preso forma e ce l'abbia davanti al naso, oppure ormai non mi tocca più, è una parte di me. E l'accetto e la riconosco, la comprendo, la integro. Alcune sono andate così, altre invece magari sono ancora qua che mi attanagliano la persona. Ragazzi, siamo fatti così. Allora, dove siamo rimasti? Ciao Daniela, ben arrivata.
Grazie a te, Marielle. Ok, vediamo di andare un pelino avanti perché sennò qua vi faccio fare troppo tardi dopo. Allora, torniamo, no? Dicevano le guide che torneremo in cielo prima o poi, quindi non disperarci troppo. Se oggi non ci riusciamo a nutrire di luce, ci nutriremo quando torniamo in cielo. Non si può fare tutto in un giorno. Qui torniamo nel corpo, no? Nella relazione con noi stessi. Questa parte è molto molto importante perché ci dice anche una piccola chicca che dopo tocchiamo. Scusatemi. Allora, non si può fare tutto in un giorno. La volontà può tutto. Ta-ta. Vi ricordo questo che a qualcuno gliel'ho fatto vedere. Sono i livelli che ci stanno dentro. Forza, volontà, coscienza, schiera angelica, energia creatrice. Non è che io sono questa cosa qua, è che queste cose qua divorano in me. Divorano, dimorano in me, divorano, ancora divorano, scusate. Dimorano anche in noi, in voi. Quindi noi con la volontà, la metto qui. Noi con la volontà possiamo fare, possiamo eseguire, no? Possiamo agire, quindi possiamo applicare forza. E non, la volontà può tutto, perché è l'energia che vuole fare le cose. Quindi l'energia di voler fare applica in questo mondo forze. Energia, lavoro e forza. Ok? La forza è un'energia e la volontà muove la forza. La coscienza sovrintende alla volontà di agire. Ok? Le schiere angeliche sono a supporto della coscienza, a consiglio della coscienza. E l'energia creatrice è quella che avvolge tutto, energizza tutto, permette tutto, è il tutto. Quindi io sono questa cosa qui. Nel senso inteso come forza vitale. Quindi ve l'ho fatto vedere perché loro dicono, no? Non si può fare tutto in un giorno. La volontà può tutto. Ok? Quindi la volontà può fare di tutto, ma il corpo no. La vita biologica ha i suoi limiti, ha le sue caratteristiche, ha le sue peculiarità. E alle sue motivazioni per fare delle cose in certi momenti e non in altri. Il corpo ha bisogno dei suoi tempi, ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno di riposo, ha bisogno di rigenerarsi, ha bisogno di essere accudito con amore. Devi trattarlo bene, devi trattarti bene, ti devi amare. È la prima cosa da fare. Non puoi amare gli altri se prima non ami te stesso. Ok? Questo pezzo è fondamentale, no? Quando dicevamo ama il prossimo tuo come te stesso, che diceva qualcuno, no? Conoscete bene, parlavamo prima. E qualcuno diceva è un atto di egoismo dire questa cosa, perché qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire questo. Le guide in queste frasi ci spiegano che cosa significa amare se stessi, ok? Che non è prendere tutto per sé, ma è trattarsi con amore. Quindi avere rispetto per l'energia che noi continuiamo con la forza di volontà a sprigionare dentro il corpo. Quindi sta povera scimmietta biologica, la mia macchina, voi immaginate che andate con la vostra macchina in prima alla massima potenza per 10 km, fondete il motore. Quindi la macchina la dovete trattare bene, cioè non è che potete grattare all'infinito le marce, perché poi vi dovete cambiare il cambio o la frizione, no? Se tenete male il piede sulla frizione, spaccate la frizione, poi la dovete cambiare. Se continuate a frenare senza usare il freno motore, vi mangiate tutte le pastiglie dei freni. Allora, la macchina, se la trattiamo
senza coscienza e la distruggiamo. E poi dobbiamo andare dal meccanico a fargli cambiare i pezzi. Ok? Allora l'amarsi non è una cosa astratta, ma è una cosa legata a come io gestisco, no? Il mio tempio, il mio corpo, la mia macchina biologica. Che tipo di relazione ho con me stesso? Mi tratto con amorevolezza, quindi rispetto i limiti del mio corpo, rispetto i tempi del mio corpo, rispetto gli spazi del mio corpo. Mi permettono gli spazi. Mi schiaccio sempre nei doveri o mi permetto anche di non fare niente o di andare a prendere una bella boccata d'aria in riva al mare, in riva a un lago, in montagna, in mezzo al verde. Ok? Riposo? Mi do il tempo per godere del non far niente? Riposare, dormire? Oppure devo fare, devo fare, devo fare, devo fare, devo rendere conto alla società, all'azienda, alla moglie, ai figli? Mi prendo del tempo per me, mi rigenero, ok? Come mi tratto poi? Con distrazione? Mi do da mangiare il minimo indispensabile, ma sì, mangio la spazzatura che è tanto lo stesso. Ok, è vero che viviamo tutti nella macchina, ma come la trattiamo? Con amore, mi tratto con amorevolezza. Questa parte è importante, no? Cosa dite? Ah, ma il prossimo tuo come te stesso. Allora, se io mi tratto bene, ho rispetto, avrò rispetto inevitabilmente per gli altri. Perché sto così attento, no, a tutte le mie parti, sia fisiche, sia emotive, sia psichiche, che quando un'altra entità vicino a me cerco di trattarla con la stessa misura, ma mi viene naturale. E voi immaginate, che io la mattina non faccio colazione. Non una cosa. Cioè, se viene qualcuno a casa mia, non c'è la roba per fare colazione la mattina. A meno che io non mi prenda la premura, non mi occupi di quella persona, la tratto come tratto me. No, la mattina neanche lei fa colazione. Ok? Non c'è cattiveria, semplicemente io mi tratto così anche te. Se io quindi ho attenzione per me, allora ho attenzione di conseguenza anche per gli altri. E quindi così, devi trattarlo bene, devi trattarti bene, ti devi amare, è la prima cosa da fare. Non puoi amare gli altri se prima non ami te stesso. Ti stiamo trasferendo nuove informazioni e dobbiamo prima trasmetterti, scusami, e dobbiamo trasmetterti prima alcune immagini, concetti, idee che si trasformeranno in parole e ci permetteranno di farti comprendere alcuni aspetti della materia, della creazione di oggetti solidi di corpi. Qui si riferivano a me, nel senso che durante la canalizzazione, per farmi comprendere le cose, mi arrivavano proprio dei flussi, delle immagini mentali, quindi, oppure mi arrivavano delle idee, quindi ti danno degli elementi che ti arrivano come lampi di coscienza o di proprio immaginazione, ti arriva proprio un'immagine mentale che ti permette poi di comprendere le parole che arrivano o di esprimerle. E quindi loro ti dicono: immagina che tutto sia energia in movimento e che si condensi, si cristallizzi in forme differenti, come la natura che si manifesta a seconda dell'ambiente in cui si trova. La natura si adatta ad ogni ambiente, la vita si adatta ad ogni ambiente. È un'energia in mutevole movimento che si manifesta e esprime e si esprime in armonia con l'ambiente che incontra. Ok, quindi cosa dicono?
Tutto è energia, immaginate il Big Bang. All'inizio del Big Bang, quindi da un punto infinitesimale, c'è questa esplosione di energia, un'energia smisurata che non ha forma, è pura energia. Più questa energia si espande nello spazio-tempo, quindi si separa dall'unità, dove c'è questo nucleo potente di energia, chiamiamola assoluta, più si espande nel vuoto siderale dello spazio-tempo, del cosmo, e più questa energia comincia a distaccarsi l'una dall'altra come particelle, e piano piano cominciano a raffreddarsi. Parlano proprio di raffreddamento in fisica, perché comunque nel vuoto c'è lo zero assoluto, c'è freddo comunque, non è che ci sia proprio caldo, no? Dovrebbe essere lo zero assoluto meno 273 gradi. E quindi questa energia, piano piano, dovendo fare questo scambio termico, leggi della termodinamica, della cessione del calore, questa energia comincia a cristallizzarsi e insieme alle altre particelle di energia a unirsi. E in funzione di come queste particelle di energia si uniscono, poi si crea la famosa materia, la cristallizzazione dell'energia attraverso la materia. E quindi gli elementi, gli atomi e compagni. E noi. Allora loro ti dicono, no? Secondo questo principio, immagina che tutto sia energia in movimento e che a un certo punto comincia a condensarsi, si cristallizza in forme differenti, come la natura. Quindi qui poi si passa all'aspetto energetico della natura, del creato, no? Voi pensate proprio alla natura intesa come l'energia che alimenta la biologia. Ok, la vita biologica. La natura, pensiamo anche agli aspetti vegetali, i microrganismi, no? Gli estremofili, quelli che vivono, caspita, sott'acqua dove ci sono delle pressioni impossibili per la vita umana o per alcuni pesci, questi estremofili stanno vicino ai geyser, come si chiamano? Dei crateri vulcanici sottomarini e si nutrono di quella roba che trovano intorno. Oppure la stessa natura che ad altitudini diverse si manifesta la vegetazione in forme diverse. Certi alberi, non ci sono, nel senso una palma non ci starà mai nell'Everest, piuttosto nell'Everest ci saranno dei muschi. E quindi la natura dice si adatta, non si plasma. La natura si modifica a seconda dell'ambiente in cui si trova. La natura si adatta ad ogni ambiente, la vita si adatta ad ogni ambiente. È un'energia in mutevole movimento, okay? Che si manifesta e si esprime in armonia con l'ambiente che incontra. Okay? In funzione delle condizioni climatiche, atmosferiche, ambientali, l'energia vitale poi trova il modo per trovare quell'equilibrio. Che è meraviglioso, non so, io quando l'ho letto ho detto che meraviglia, no? La Terra, la vita sulla Terra. È una meraviglia se la vedete con questa chiave. E poi dice, eh sì, anche tu cerchi di modificarti con l'ambiente che incontri. Mutiforma, pensiero, azioni, comportamenti. E anche gli altri fanno la stessa cosa. Ci si conforma. Ci si adatta, ci si plasma ad un determinato ambiente, ma semplicemente si è. Tu sei, voi siete forme di luce che si plasmano di continuo, che si adattano ad ogni ambiente, ad ogni persona, ad ogni essere. E qui ci tornano, no? Parlano dalla natura, torna anche a noi, perché noi siamo la stessa cosa. Se voi pensate all'uomo come c'è. Immaginate tutti i lavori che ci sono sulla Terra, tutte le mansioni che svolgiamo, no? Come la nostra energia schiaccia sta scimmietta poverina, gli fa fare cose nel mondo. E ci adattiamo, ci plasmiamo, ci trasformiamo, non so, oggi vado a giocare a basket, mi metto i pantaloncini, prendo il pallone. Mi esercito a centrare un buco con una sfera dentro un campo, oppure vado a fare il sommozzatore, mi metto le bombole d'ossigeno, la muta, la maschera e vado in fondo al mare. Cioè,
Devo plasmare il mio corpo, uso della materia adatta per fare quella determinata cosa. Cerco di adattarmi il più possibile a quell'ambiente, oppure nella relazione con gli altri. In funzione della persona che ho davanti, cerco il modo migliore per comunicare, per entrarla nel sentire, nel cuore, o per comunicare quello che è il mio essere, il mio stato d'animo, no? O la mia intenzione, la mia idea. Cioè, noi anche siamo così come la natura, questa forma in continua trasformazione. Più diventiamo coscienti, più modifichiamo i nostri ambienti interni ed esterni. E qui dici, caspita, la meraviglia, no? Il miracolo della vita. Secondo me è una gioia. Quando leggo queste cose dico, wow, che figata. Scusatemi, ma gioisco con poco. Cosa ci volete fare? E quindi ci si conforma, ci si adatta, ci si plasma ad un determinato ambiente, ma semplicemente si è. Ok? Nonostante tutta la fatica che fai, tutte le cose che vuoi diventare, no? Che ti metti in testa, voglio fare questo, bah! E cominci a modificarti, no? Immaginatevi che vi trasformate, ma tu sei. A un certo punto molli il voler essere e semplicemente tu sei, esisti. A quel punto non serve più far fatica a trasformarsi in un'altra cosa, a conformarsi, no? A schiacciarsi per entrare, non so, io sono una sfera e devo entrare in un quadrato, devo smussarmi. O sono un quadrato e devo entrare in un triangolo, che mi devo spaccare dei lati. No, io sono un quadrato, sono una sfera, sono un triangolo. Fanculo, scusate. Esisti, no? Semplicemente sei. Forme di luce che si plasmano di continuo, che si adattano ad ogni ambiente, ad ogni persona, ad ogni essere. Ok? Perché possiamo relazionarci anche, ci fanno ricordare, possiamo relazionare con tutti gli esseri, sia visibili che invisibili. E poi continuano, sei immensamente amato, tu e tutti gli altri, come tutte le creature di questo mondo, siete immersi nell'amore di Dio. E la terra è il regno dove voi potete manifestare voi stessi in tutte le forme a voi appropriate. Le forme sono intese come forme di manifestazione. Ok? Vi manifestate nella forma più appropriata a ciò che voi siete, così che possiate comprendere voi stessi e vedervi nella vostra magnificenza. Questo pezzo ci dà una slecca sulla coscienza, perché cosa ci dice? Ci dice perché siamo incarnati qua. Ok? Prima intanto ci dice, va, sei amato, ok? Siete immensamente amati, tu e tutti gli altri. Stiamo sereni, che non è che Dio non ci ama, anche se lo ignoriamo, lo trattiamo male, nel senso che gli diciamo le parolacce, lo imprechiamo, o ci arrabbiamo con la vita. Il suo amore è incondizionato. Come tutte le creature del mondo, non c'è nessuno che è escluso dall'amore, tutte le creature. E la terra è un regno dove voi potete manifestare voi stessi. Quindi la Terra è come un laboratorio, no? È come una piattaforma, è come una scrivania. E in questa scrivania noi abbiamo il nostro bel foglio bianco e facciamo il nostro tema libero. Che cosa fai? Ah, io faccio geometria, io faccio chimica, io faccio astrologia, io faccio letteratura, io faccio barzellette. Io scrivo romanzi horror, io scrivo romanzi gialli, io scrivo vignette, io faccio computer grafica. Ok? E allora ognuno in funzione della propria energia crea la forma appropriata. C'è chi sceglie magari gli istinti più animali, c'è chi sceglie di fare
meccanico, perché la passione per la materia è come fare gli ingranaggi, no? Far funzionare le cose tridimensionali, dargli forma e servire l'umanità attraverso questa arte. Ognuno sceglie quello che più è in risonanza con la sua frequenza vibratoria, ok? Quindi la forma di manifestazione. Così che facendo, manifestando la nostra forma, possiamo riconoscerci, vedere dove siamo cristallizzati. Immaginiamo prima, no? Sono un'energia informe. Pura energia, piano piano mi condenso, mi incarno in un corpo, il corpo lo plasmo, lo condiziono, gli faccio fare certi studi, lo faccio relazionarsi con certe persone, con certi ambienti. Allora a questo punto questo essere, questa macchina si trasforma in una macchina adatta a fare certi, a toccare certe leve, certi meccanismi, certe cose, certe persone, ok? A maneggiare come si chiamano? Certe attrezzature. E quindi io do forma alla mia energia. E questo perché questo è il mondo di terza dimensione, no? La Terra è il mondo degli effetti, dove tutti questi oggetti che creiamo sono forme di nostra manifestazione. Esistono perché noi le abbiamo ideate. Le abbiamo scelte oppure le abbiamo costruite. Quindi prima le abbiamo comunque ideate. Cioè, o che la costruisco, che la vado a cercare, che la vado a prendere, comunque prima ho un'idea. Se non esiste l'idea, esiste attraverso, si crea l'idea attraverso l'esperienza. Nel senso, io non sapevo prima il mondo dei cristalli, conoscendo Maria. Sono entrato in relazione con questo mondo e ho fatto un sacco di esperienze insieme a lei in giro per la natura a vedere queste forme di vita e questa complessità della terra e dire guarda che meraviglia. Non esisteva in me, eppure questa idea l'ho abbracciata tramite un'altra persona. E quindi la mia anima si è arricchita della vibrazione di un'altra anima. È una meraviglia se ci pensate, no? Ci plasmiamo insieme poi, gli uni con gli altri. E quindi a un certo punto ti giri indietro e dici, boh, dove sono? Ah, questo mi caratterizza, questo l'ho fatto, ah, questo mi ricorda questo, posso riconoscere. In tutti questi anni di vita, in tutte queste incarnazioni, cosa oggi mi porto davanti agli occhi? Cosa mi porto dietro? Cosa mi porto dentro? E così. E quindi poi vabbè, adesso le guide hanno concluso, qua chiudo io, nel senso do sempre nel libro un commentino finale. E ve lo leggo giusto perché ce la possiamo fare. La nostra percezione, la nostra mente, i nostri occhi ci obbligano a focalizzarci. Questo ci porta a separare tutto e a comprendere solo una piccola parte della realtà in cui siamo immersi. La Terra ci contiene, ma noi ce ne siamo separati, come ci siamo separati da noi stessi. Ci siamo rinchiusi dentro in un mondo, che rispecchia le nostre idee e ci porta a focalizzarci sui nostri interessi. Quindi a un certo punto, per tutto quello che le guide ci hanno detto, noi dovendo manifestare alcune parti di noi o dovendo plasmarci, conformarci, ci concentriamo così tanto su un certo focus, su una certa cosa, su una cerchia ristretta di cose che perdiamo i riferimenti con la vastità del creato e l'infinito mare di possibilità, perché smettiamo di avere relazione con tutto il resto e quindi ci dimentichiamo un po'. E se ci fermassimo a contemplare la natura, ci accorgeremmo del miracolo della creazione e di conseguenza ci accorgeremo di noi stessi. Perché nel momento in cui riesco a fermarmi
e a godere del creato, riesco a godere anche della mia vita. Perché se no viaggio alla velocità dei miei pensieri, quindi quello che sto facendo, quello che devo fare, il mio obiettivo, ma devo raggiungere chissà cosa. Invece mi fermo e posso godere della realtà, posso godere anche della vita che mi vive dentro. Ok? Quando ci osserviamo siamo critici. Ah, no, aspetta, ho perso un pezzo. Come ci viene detto, siamo un'energia che abita un corpo, ma spesso non ce ne prendiamo cura. Non ci amiamo, è come se rifiutassimo ciò che siamo. Allora, questa è una parte che ho vissuto io, magari a voi non è mai capitato, però io spesso ho rifiutato l'incarnazione, nel senso l'ho trattata male, la mia parte umana, ok? L'ho rifiutata, l'ho giudicata, e quindi quando mi osservavo, ero critico con me stesso, mi focalizzavo magari su parti di me, o lo faccio ancora adesso in alcuni casi, su parti di me che non mi vanno bene, che dico, ah, sono imperfetto. Cioè la mia idea di come deve essere la mia macchina magari è una Panda e io la vorrei che fosse una Ferrari, quindi con quelle linee sgargianti, quel motore iperpotente che fa da 0 a 100 in un nanosecondo e invece sono un mulo, no? E vorrei sempre che essere diverso, sempre migliore, sempre più perfetto, perché se la mia scimmia umana corrisponde alla mia idea di perfezione, allora tutti mi ameranno. Perché poi è questo il discorso. Ok. Strucca, strucca. Vuoi essere amato. Lo dico a me, in questo momento, non lo sto dicendo a voi. Stiamo parlando di me. Attraverso questo evento parlo di Federico. E quindi dicevamo, non ci soffermiamo mai a contemplare la nostra anima e il nostro essere. Ok? Quindi quando ci osserviamo siamo critici e ci focalizziamo su una parte di noi giudicandoci. Non ci soffermiamo mai a contemplare la nostra anima, il nostro essere. Non ci guardiamo mai negli occhi davanti allo specchio per entrare in contatto con la nostra essenza, ma ci guardiamo di sfuggita. Sempre presi da mille cose da fare, da migliaia di pensieri, è come se avessimo paura di vedere realmente chi siamo. Se me lo permettete, vi consiglio di mettervi davanti allo specchio e di guardarvi fissi negli occhi, senza pensare, senza focalizzare l'attenzione, semplicemente restando nello sguardo di voi stessi. E sentitevi, restate in ascolto, oltre il giudizio, oltre la noia, oltre la fretta. Oltre il disagio, oltre i pensieri. Prendetevi del tempo, fermatevi, osservatevi, parlatevi, ascoltatevi, contemplatevi, sentitevi, amatevi. Ok, questo era l'esercizio di cui vi parlavo prima, no? Che è una cosa che ci può, nel senso è utile, perché quando siamo presi dal flusso veloce del nostro vivere, della nostra mente, facciamo tutto sempre di corsa. Allora, quando andiamo davanti allo specchio, lo facciamo perché o dobbiamo uscire o dobbiamo vedere come stiamo. Ma l'occhiata è guardo un po' in generale, mi viene, sì, a posto. La mia immagine è giusta, cappello, sì, perfetto, vado. No, mi prendo, guardo lo specchio e sto lì. E mi guardo negli occhi. Mi viene un pensiero, lo ignoro, mi guardo negli occhi. Mi viene da grattarmi, lo ignoro, mi guardo negli occhi. E sto lì, senza fretta. Anzi, magari prendo il telefono, metto il timer 10 minuti o 5 minuti, no? Facciamo 5 minuti per iniziare. Vedo lì, adesso sto 5 minuti a guardarmi negli occhi. A entrare in relazione profonda con me stesso. Ce l'avrò 5 minuti da dedicarmi in tutta la giornata, o non c'è tempo. Ok, è un esercizio che devo fare anch'io. Sto qua 5 minuti della mia vita, su 24 ore, 5 minuti cosa sono?
Riuscirò a stare lì 5 minuti con me stesso. Mi guardo, mi osservo, mi contemplo. Magari ascolto il cuore, ascolto il mio sentire. Ciao Fede, come va? Come stai? Hai finito di correre a destra e a sinistra? Con la mente sempre alla ricerca costante di soluzioni. Perché più corri, più ti affanni, più ti focalizzi sui dettagli, perdi di vista l'insieme, ti dimentichi di te, ti dimentichi di respirare, ti dimentichi di gioire, di vivere, sei troppo concentrato. Ah, devo fare quello, perché? Perché miliardi di perché? Bisogna fare, bisogna fare. Bisogna andare avanti, bisogna tenere duro. No, no, bisogna lasciare andare. Ok. Relazione con se stessi. Io faccio fatica come voi, nel senso, predico bene, ma razzolo male, perché anch'io quando sono preso, no, dal mio andare avanti nella mia vita, perché giustamente ho anche altre cose da fare, poi mi guardo anch'io di sfuggita. È perché devo andare, sono con la mente da un'altra parte. Devo andare là, devo fare questo, devo fare quell'altro, no, non c'è tempo, non c'è tempo, lo faccio dopo, ciao. La giornata è passata. Allora domani, domani c'è questo, c'è quello, eh? E dopo domani, e a un certo punto ti trascuri, no? E quindi viene meno quello che abbiamo letto prima, l'amore per se stessi, la cura. Devi darti il tempo di riposare, anche di non fare niente, di respirare, no? Di ascoltarti, di accarezzarti, di coccolarti. Se no è tensione. La tensione è una forza perché la volontà vuole fare, vuole raggiungere l'obiettivo, no? Vuole arrivare alla destinazione il più velocemente possibile. E allora continua a esercitare forza. Questa volontà di dover arrivare dove vogliamo arrivare continua a generare forza. La forza la generi nel corpo, perché il corpo deve fare, deve agire, deve arrivare all'obiettivo. Ed è qui che ci facciamo male da soli. Non c'è nessuno che mi sta spingendo, io sono solo in questo momento, no? Però c'è una forza che mi spinge all'agire. Il dovere, devo fare. Chi devo chi? Ve lo siete mai chiesto? Io devo. A chi? Ma io sono fatto così, grazie a... non vi dico cosa. È comodo dire sono fatto così. È il mio condizionamento che è fatto così. Perché in quel caso non mi sto amando. Continuo a schiacciare la mia scimmietta umana, no? La premo. Dico, devi fare quello, ti metto in relazione con questa cosa, con questa parte della realtà e tu stai lì. Stai lì finché non muori. Ok? Perché poi è quello il discorso, stai lì finché non muori, finché non ti ammali. È amorevole nei tuoi confronti? Direi mica tanto. Ok. Non è molto amorevole. Quindi io in questo caso parlo a voi, ma sto parlando a me, ok? Perché non... Voi in questo momento siete il mio specchio. Grazie a voi io lo vedo, perché siamo chiamati qua insieme a trattare la via del cuore. Ok, il fatto che io sia poi teoricamente quello che ve la deve, scusatemi il termine, insegnare, non esclude il fatto che io sia il primo, no, a doverla imparare. Tant'è che si dice si insegna ciò che si deve imparare, ed è per me è esattamente così, perché io faccio fatica.
Faccio fatica tanto a trattarmi con amorevolezza, sono più io nel mondo dei doveri. E molti di noi penso siano su questa onda, no? E quindi insieme dobbiamo imparare a trattare, no? A esercitare meno pressioni, meno forze e a stare un po' più. Il mondo non lo stiamo sorreggendo noi. Quindi anche se andiamo a dormire un'ora decente o ci prendiamo del tempo per rilassarci, è un bene. Ecco, allora, adesso guardo un attimo quello che mi avete scritto e poi vi mando tutti a nanna. Allora, dove siamo rimasti? Cose materiali, riempire il cuore e a dare la felicità, almeno per me. E sì, nel senso ci vuole equilibrio. A meno che tu non voglia fare appunto come San Francesco che viveva col saio e viveva di carità e quindi lasci andare tutti i beni materiali di questa terra e vivi di espedienti. Sì, i beni materiali non ti danno niente, però ti danno tante comodità, tanto, nel senso adesso ho il ventilatore che funziona perché c'è la bolletta pagata. E allora servono i soldi, c'è tutto questo meccanismo infinito. Però è chiaro che potrei vivere senza. Nel senso l'equilibrio, non devo restare attaccato troppo, no, alla materia, ma non posso neanche ignorarne l'esistenza, perché comunque mi priverei di alcune gratificazioni. È chiaro che, come dicevamo prima, non so, magari se ho 1000 euro in banca ne spendo 700 per comprarmi un telo, perché così quel telo è di marca e quindi la mia immagine mi fanno sentire figo, sono un po' pirla. Ok, perché magari non mangio, ma però te lo figo. Quello magari è un po' sciocco, però se ho bisogno di essere visto dagli altri con quel tipo di immagine, vuol dire che il mio bisogno di amore è smisurato. C'è sempre un perché, alla fine. Io adesso ho detto una parolaccia, però c'è da avere compassione. Comunque ci vuole equilibrio, sì. E quindi sì, bisogna amarsi ed essere amati. Ed è difficile. È difficile amarsi. Perché cioè, l'abbiamo toccato un po' di volte nei tanti incontri che abbiamo fatto, perché comunque lo rivedremo anche più avanti nel bambino interiore. Facciamo fatica ad amarci perché siamo stati trattati in un certo modo. Quando eravamo piccini, e quindi l'idea di come funzioni l'amore ci viene data distorta. E quindi perdiamo dei riferimenti importanti su che cosa sia l'amore e su come bisogna trattarsi per amarsi. Facciamo un esempio semplice. Io nasco in una famiglia, per esempio, dove boh, mio padre è alcolista, non era così, è un esempio. Mio padre è un alcolista e quando beve arriva a casa, tira fuori la cinghia e comincia a prendere a cinghiate mia madre e anche me. Voi capite bene che poi magari quando invece non beve, sano, mi prende in braccio sulle ginocchia, mi fa fare il cavallino, il cavalluccio e mi dà anche i baci, mi dice che mi vuole bene. Allora io nasco e cresco in questo ambiente tossico, chiamato così, dove una volta arrivano le cinghiate e una volta arrivano le carezze e il cavalluccio. E quindi l'amore è carezze e cavalluccio, ma anche cinghiate. E quindi la mia percezione dell'amore legata a una figura maschile è in queste due cose che sono antagoniste.
E io a un certo punto, per riuscire la mente, no? Per riuscire a trascendere questi eventi che si sono perpetrati nel tempo, si crea una convinzione che l'amore sia così. Invece lo sappiamo benissimo che le cinghiate non sono amore, no? E quindi si creano poi dei meccanismi nel vissuto dove è difficile trattarsi con amore perché dentro si hanno questo tipo di esperienze. E allora bisogna fare un lavoro energetico, emotivo, con l'aiuto di angeli, spiriti guida e volendo anche psicologi, ok? Nel senso, sicuramente anche psicologi per chi magari non ha credenza di queste cose, per riuscire a tirare fuori questi enormi giacimenti di sofferenza che sono stati stratificati negli anni in cui ho vissuto in quegli ambienti tossici e ho vissuto quelle esperienze traumatiche. Allora, quando vivo tutte quelle cose lì, riuscire ad amarsi è difficile, perché sul mio corpo c'è la memoria delle cinghiate prese e quindi se la persona che doveva amarmi mi ha trattato in quella maniera, dentro la mia testa, visto che ha vissuto e ha visto e ha vissuto quelle esperienze, c'è un meccanismo che mi fa trattarmi così. Divento io quella figura. E quindi tenderò a meccanismi autolesionisti o a non riuscire ad amarmi. È un lavoro lungo l'amore, però sì, comunque a grandi linee. Cioè, l'idea che hai detto, sì, è così, amarsi ed essere amati. Quello è l'obiettivo. C'è da trasformare la sofferenza. Purtroppo la sofferenza è parte della nostra incarnazione. E più la lasciamo inascoltata, e più lei cercherà di arrivare nel nostro presente. Dobbiamo riuscire a dargli voce, voce e esprimerla. Quello è un atto d'amore. È come fosse quel bambino, no, che è preso a cinghiate, ha bisogno di venire dalla mia parte adulta ed essere tranquillizzata che non gli farò più del male. E quindi deve piangere il dolore, no? E deve avere un porto sicuro dove quest'amore, che è la mia parte adulta, che è riuscita a maturare nell'evoluzione dei suoi anni, riesce a dare. Con la compassione amorevole di dire, povero piccolo, no? Ti hanno preso cinghiate per 20 anni, 10 anni, vieni qua che adesso ti amo un po'. E questo bambino piccolo, no, che è in me, il bambino interiore, si apre e si libera. E quindi qui è uno degli atti di amore più grandi che si fanno verso se stessi. Grazie Mariella. Sì, mi dici che sono ispirato. Sì. Sempre. Cioè, Mariella, se tu vivessi dentro la mia testa, vedevi oggi pomeriggio, prima di farvi anche la clip, che c'era il vuoto galattico, dicevo, beh, ma io di stasera che parlo, capisci? Cioè, sono 2 ore che parlo, 21:30, 22:30, 23:32, 2 ore e mezza che parlo. Tu pensa che oggi avevo il vuoto, hai presente il vuoto? Ecco, certo. Siamo qua apposta, visto che siamo qui a lavorare per la via del cuore, viene giù l'amore, no? È inevitabile, fa parte del mio compito stare dentro. Siamo insieme qua a lavorare. È come fosse un grande cerchio. Noi siamo un grande cerchio chiamiamola guarigione, insieme. Siamo tutti orientati al cuore, no? Alla via del cuore, la stiamo facendo insieme.
La stiamo percorrendo insieme, minuto dopo minuto, senza di voi non ci sarebbe tutto questo. Perché io da solo non me le dico le cose, magari no, dico le ho già scritte, le ho già lette, però stando qua, vivendole insieme, le risento e, passatemi il termine, guariscono voi, guariscono me. Nel senso è, per me è come un balsamo d'amore, no? Di guarigione, una coccola. Io la vivo come una grande coccola, è come impiegare il tempo per dare valore al tempo, gli dai un valore, secondo me, inestimabile quando poi dici ok, cioè, qualcuno ha sentito un po' di amore, ah, okay. Ho usato bene il mio tempo, invece magari di scrivere cagate in giro su Facebook o magari star lì a memorizzare formule assurde per raggiungere obiettivi improbabili. Va bene. Allora, si interrompono sempre. Cosa significa? Non ho capito. Non stai con. Ah, ok, scusa. Allora, grazie tanto Fede, è stata una serata di profonde verità, con tutti i limiti che abbiamo. Sì, ce li ho. Presenti, limiti presenti, li abbiamo. Ma con la consapevolezza che possiamo migliorarci a piccoli passi. Ah sì, con calma e senza ansia. Buonanotte a tutti. Serene vacanze e speriamo, a Dio piacendo, di ritrovarci presto. Ah già, sempre qua su Focus, grazie Anna e Enrico. Eh sì, guarda Mariella, ti ringrazio, hai detto delle grandi verità. Bene, sì, è stata una bella serata, io sono molto felice anche questa sera di aver potuto condividere con voi anche questo capitolo insieme della Terra e dell'Uomo. Spero che vi abbia dato qualche elemento in più, che vi faccia vedere qualche pezzettino in più del creato che magari non avevate ancora osservato, o che vi ci abbia messo un attimo il focus, appunto per restare sul canale. E niente. Ci rivediamo adesso dopo la pausa estiva di agosto. Io ringrazio anch'io tutti voi, assolutamente siete stati cari. Ringrazio anche Enrico e Anna che lavorano duramente per tenere il canale vivo e portare sempre dei bei contenuti. Vi auguro di stare bene e che i nostri angeli ci supportino sempre con maggior forza e che si facciano sentire anche quando non riusciamo a sentirli perché magari siamo un po' troppo presi dal nostro tram tram, dei nostri doveri, che ci ricordino sempre di ascoltare e di sentire pace e amore. Vi auguro una buona serata e una buona notte. Grazie. Ciao.